Grazie Presidente. Sottosegretario Costa, buon pomeriggio. Lo show continua, Presidente, ancora dopo 2 anni dall'inizio della pandemia. E siamo ancora qui a ingolfare il Parlamento con provvedimenti che continuano a sottomettere, a inquisire quegli italiani che vorrebbero tornare alla normalità. Forse però non abbiamo compreso una cosa, e cioè che questa la nuova normalità, era questo quello che volevate. Era il tanto decantato cambiamento voluto dal Movimento 5 Stelle, venduto come miglioramento della qualità della vita degli italiani. E che invece, dopo aver svelato il grande bluff, dopo aver mostrato la sua natura sinistra, si incattivisce sempre di più insieme a una maggioranza di parlamentari usati dal governo per venire in aula a premere un pulsante. E oggi stiamo parlando di un decreto che è già stato superato, perché oltre all'estensione dell'obbligo a militari e docenti siamo passati ad inquisire di fatto gli ultra cinquantenni. E ovviamente prima che quel provvedimento arrivi in aula, il governo, con vigile attesa, continuerà ad osservare il comportamento degli italiani, magari inquisendo i più ribelli, mettendo a dura prova la pazienza di coloro che si sono già rassegnati, piegando la maggioranza che lo sostiene a interessi sempre più occulti, come in uno Squid Game all'italiana, dove se partecipi al gioco puoi morire e se non partecipi puoi morire lo stesso per altri fattori. E mentre discutiamo il decreto sull'obbligo esteso a militari e docenti, il governo ha già regalato il decreto di Natale, il decreto di Capodanno, il decreto dell'Epifania. Immagino che arriverà anche il decreto di Carnevale, ma a questo punto la maschera non vi servirà più, perché gli italiani, oltre a essere responsabili, oltre che essere pazienti e con uno spirito di adattamento alle esigenze della società, sicuramente superiore a quello di altri popoli, sono anche perspicaci. E se fino a oggi hanno accettato ogni coercizione e negazione della libertà con grande responsabilità, oggi sono sempre di più quelli che finalmente si pongono delle domande. Questo per dire, in sintesi, che sbagliare è umano, perseverare è diabolico e voi avete oltrepassato ogni ragionevole limite. Il governo continua nelle sue contraddizioni e noi lo abbiamo raccontato sin dai primi giorni, quando abbiamo manifestato dentro quest'aula contro il certificato verde. Avete preso atto che il Green Pass non ha funzionato, o almeno non ha funzionato per contenere la pandemia, magari gli obiettivi sono altri e ai comuni mortali non è dato sapere. Ma allora è bene raccontare agli italiani la direzione che si sta prendendo, perché il governo ha puntato tutto ed esclusivamente sulla campagna vaccinale, tralasciando tante altre cose che si potevano fare. E sento dire spesso anche dalla maggioranza, anche in quest'aula oggi, che dobbiamo combattere la pandemia con ogni mezzo. Ma allora perché ignorate la ventilazione forzata nelle aule scolastiche, il potenziamento dei trasporti, le terapie domiciliari, il tracciamento? Rispetto a tutte queste inadempienze è evidente che non possiamo continuare a operare coercizioni delle libertà individuali e di impresa. E tengo a precisare che io stesso mi sono sottoposto a vaccinazione, pur avendo maturato anticorpi naturali, ma questo per una strana ragione non è motivo di esenzione. Nonostante altri parlamentari, altre voci libere in quest'aula, molto più autorevoli di me in campo medico, hanno sottolineato questa incongruenza e hanno chiesto di tenere in considerazione questi parametri ai fini della copertura vaccinale. Vi siete chiesti quanti casi ci sono in Italia? E il punto è che è evidenziato anche in una circolare del Ministero della Salute che l'esecuzione di test sierologici volti a individuare la positività anticorpale nei confronti del virus o di altro tipo di test non è raccomandata ai fini del processo decisionale vaccinale. Quindi voi ci state dicendo che il cittadino contagiato dal virus, che magari è stato anche asintomatico, che ha maturato gli anticorpi naturali, deve comunque vaccinarsi. E allora, Presidente, nel gruppo di Fratelli d'Italia siamo tutti convinti che comunque il vaccino sia uno strumento utile, necessario, ma non può essere l'unico strumento, soprattutto se non funziona come dovrebbe, come sta accadendo. Ricordiamo tutti quando il Presidente Draghi, nella conferenza stampa del 22 luglio, introducendo l'obbligo del Green Pass, disse testualmente che quello strumento consegnava agli italiani luoghi sicuri dove non era possibile contagiarsi. Dopo 6 mesi da quella dichiarazione e una campagna vaccinale che dura da oltre un anno, ieri ci sono stati altri 248 morti, il che è molto strano se pensiamo che siamo alle soglie del 90% della popolazione vaccinata e considerando che le ultime varianti si dice siano più contagiose ma anche meno letali. È normale che i cittadini si pongano dei dubbi e che sono sempre meno convinti di sottoporsi a terze o a quarte dosi, se nonostante
gli scarsi risultati, voi continuate comunque a terrorizzarli attraverso i media. Pensiamo ai cittadini che hanno scelto di non vaccinarsi e si sono sottoposti al tampone ogni 48 ore a proprie spese per conservare il posto di lavoro. Voi che cosa fate? Comunicate loro che i soldi spesi fino ad oggi per effettuare i tamponi, dimostrando peraltro di non essere degli untori come vengono descritti, non sono serviti a nulla. E anzi state loro dicendo che sono dei poveri illusi, visto che non hanno compreso che devono abbassare la cresta e gli togliete anche lo stipendio. Una costrizione che nasce dal fatto che non volete imporre l'obbligatorietà per legge con relativo risarcimento in caso di danni. E qui c'è una grande contraddizione che vorrei sottolineare chiaramente. Questo consenso informato, ne hanno parlato un po' tutti i miei colleghi, una cosa irragionevole davanti a un trattamento sanitario imposto dalla legge. Lo Stato mi obbliga a vaccinarmi se voglio recarmi al lavoro, però se non firmo il consenso informato quello Stato mi sospende lo stipendio. Grazie. E il tema è già emerso, visto che Fratelli d'Italia rileva da tempo e oggi si impone anche in maniera molto più evidente, visto che l'obbligo vaccinale è arrivato anche per gli over 50. Perché il governo non prende atto che lo scenario è completamente cambiato da quando il vaccino è diventato obbligatorio e la richiesta del consenso informato è una totale contraddizione? Perché il governo non mette mano al consenso informato e non tiene in considerazione un fondo per pagare eventuali danni? È chiaro che se non ci ascoltate qualche dubbio ce lo poniamo e diventa evidente che preferite tutelare le case farmaceutiche anziché i cittadini italiani, perché qui non parliamo del medicinale ampiamente sperimentato che andiamo ad acquistare in farmacia magari per un mal di testa, un raffreddore e che scegliamo noi di assumere. Qui non c'è una scelta, qui c'è una costrizione, un ricatto occupazionale, l'emarginazione totale dalla società. E leggendo il consenso informato, nella parte che riguarda gli effetti indesiderati cui i dati non sono noti ai fini statistici, davvero dovreste essere preoccupati e prendere precauzioni nell'interesse degli italiani e non delle case farmaceutiche. Perché è vero, i dati ci dicono che ci sono pochi casi, ma proprio perché ci sono pochi casi ci deve essere una garanzia da parte dello Stato che deve essere una tutela e non deve essere l'abbandono. Qui si va dalle difficoltà respiratorie, lo shock anafilattico che può essere potenzialmente mortale, c'è l'infiammazione del cuore, la miocardite, che anche essa può portare alla morte. Presidente, noi veniamo retribuiti per rappresentare il popolo, non i produttori di vaccini. Noi abbiamo il dovere di preoccuparci di quel popolo che ha scelto di mandarci qui, non degli azionisti delle case farmaceutiche. Come si fa a scegliere di abbandonare magari l'unico membro di una famiglia che lavora e che ha subito dei danni? Come si fa a non immedesimarmi in quel papà o in quella mamma, unica fonte di reddito per una famiglia che viene a subire degli effetti collaterali irreversibili a seguito di danni da vaccinazione? Chi è che si occuperà di quella famiglia? I vaccini vengono pagati dallo Stato con soldi pubblici dei contribuenti e proprio perché vengono pagati è necessario che ci sia una minima garanzia. Nessuno ci fa firmare un consenso informato quando andiamo ad acquistare un'auto o la carne in macelleria e credo sia una legittima richiesta chiedere un risarcimento per chi subisce effetti collaterali gravi. Non solo per coloro che si vaccineranno in futuro, ma ovviamente anche per tutti coloro che si sono già vaccinati. Penso che sia questo il modo per riacquistare la fiducia del popolo italiano, perché avrete finalmente dimostrato di operare nel loro interesse e non in altro. Rassegnarsi alla coercizione, al ricatto occupazionale, non è degno di un popolo come quello italiano. La dignità italiana o di un essere umano non ha prezzo e non si può barattare per un siero imposto da un presidente che non è stato eletto da nessuno. Deve essere il governo con il Parlamento a creare una condizione di benessere per i cittadini tutti, ma voi ricattate i lavoratori dicendo che li sospenderete, che verrà tolto loro lo stipendio. Adesso inizieranno a multare anche i primi cittadini che non accetteranno questo ricatto. Ma allora se siamo tutti convinti che il vaccino è utile, dobbiamo convincere gli over 50 che non sono vaccinati, perché anziché mettere una multa il governo non si assume la responsabilità? Se ci saranno, ci auguriamo ovviamente di no, reazioni avverse, penso che a questo punto sia determinante convincere quegli italiani che non si sono ancora convinti, anche per il susseguirsi di decreti legge e la comunicazione a reti unificate. Anche l'OMS ha detto che non possiamo immaginare di andare avanti con i booster ogni 3 o 4 mesi, come non possiamo immaginare un mondo dove per entrare in un bar a prendere un caffè devi per forza mostrare un certificato digitale. E vado
Alla conclusione, Presidente, in questi giorni si parla delle elezioni del Presidente della Repubblica e leggo uscite imbarazzanti della sinistra e dei 5 Stelle in merito a una irricevibilità o una improponibilità della proposta di centrodestra e di un proprio rappresentante. Allora mi domando, è ricevibile per i cittadini italiani un provvedimento come quello che stiamo votando oggi? È proponibile togliere il pane a un padre di famiglia, sospendere dal lavoro una persona che ha paura di vaccinarsi? Multare anche chi sceglie di chiudersi in casa pur di fare qualche vaccino in più? O peggio, utilizzare le forze dell'ordine per perseguire quelli che la sinistra chiama untori, anziché i veri criminali? Qualche sera fa il collega Vinci è venuto in Puglia e alle 3 di notte lo sono andati a prendere in un hotel, manco fosse un camorrista pericoloso. E il punto qui non è l'errore di sistema, perché si sa che nessun sistema è perfetto, ma andare a prendere un cittadino di notte mentre è in hotel che dorme mi sembra abbastanza spropositato. Se ci fosse stato lo stesso eccesso di zelo per gestire criminali e clandestini, probabilmente il crimine in Italia sarebbe stato debellato da tempo. Invece si preferisce perseguire i cittadini onesti, le imprese, i lavoratori. Si preferisce stravolgere la vita degli italiani e questo Parlamento nelle prossime ore convertirà l'ennesimo decreto sull'obbligo del Green Pass, togliendo ogni ragionevole possibilità di scelta, perché di fatto imponete l'obbligo vaccinale senza prendervi alcuna responsabilità. Avete creato discriminazioni tra cittadini, conflitti tra cittadini e l'ipocrisia resta la più grande malattia di questo Paese. Io mi auguro con tutto il cuore di sbagliarmi e che all'orizzonte, diciamo, la vita post pandemia sia veramente migliore di come la stiamo immaginando oggi, ma allo stato attuale i dubbi sono moltissimi. Di conseguenza, anche se non siamo in sede di dichiarazione di voto, penso che per nessuna ragione al mondo voterei un provvedimento di questo tipo. Grazie. La ringrazio, onorevole Galantino. Onorevole Ferro. Grazie Presidente, membri del Governo, onorevoli colleghi. Oggi ci ritroviamo in quest'Aula a discutere di un provvedimento in qualche modo già superato, poiché tra pochi giorni dovremo tornare a riunirci per i decreti legge del 24 dicembre, del 30 e del 7 gennaio. Ma voglio ricordare a me stessa che nell'arco degli ultimi 40 giorni sono stati sfornati ben 4 decreti. E siamo quasi al giro di boa. In 2 anni di pandemia possiamo affermare tutti quanti con certezza che ormai non dobbiamo più discutere di un evento inatteso, ma di un problema col quale convivere e che deve essere o dovrebbe essere gestito con strumenti ordinari e non con decreti legge che si susseguono di settimana in settimana, che hanno lo spiacevole effetto di creare uno stato di emergenza permanente, senza emergenza. E a creare per di più un puzzle normativo rafforzato in cui anche i cittadini più bravi e volenterosi si perdono e non sanno cosa si può fare e cosa non si può fare. Per di più con il Green Pass e con il Green Pass Super abbiamo creato ulteriori difficoltà. Siamo a quasi 2 anni dall'inizio della pandemia e ciò che ancora stupisce è la confusione nella comunicazione puntuale, la polarizzazione, come piace chiamarla i media, ma che in realtà è una vera e propria esacerbazione delle posizioni, che ha creato e continua a creare fratture dolorose all'interno, che speriamo possano essere in futuro sanabili quando tutto sarà finito. Fratelli d'Italia, in coerenza, è stata sempre a favore della vaccinazione, ma troviamo francamente sorprendente la superficialità, l'arroganza e il paternalismo con cui vengono squalificati coloro che esprimono dubbi, paure, certamente comprensibili. Gli italiani che hanno paure, incertezze, che hanno maturato dei dubbi, andrebbero ascoltati e convinti, non turlupinati e derisi, anche perché molti di quei dubbi sinceramente sono figli del vostro modo di condurre le cose, di una comunicazione puntualmente schizofrenica. E mi limito solo a citare alcuni pochi casi ed episodi che abbiamo vissuto nell'arco di questi 2 anni di pandemia. Il caos mediatico su AstraZeneca, molti colleghi che mi hanno preceduto lo hanno sottolineato, vaccino ammesso, poi sospeso, poi riammesso, poi
poi smaltito solo grazie agli open day per poi essere definitivamente ritirato. Le certezze granitiche di questo governo, soltanto di questo governo, negli ultimi tempi, ma che vedevano altrettante certezze granitiche dai governi che lo hanno preceduto, sul raggiungimento dell'immunità di gregge che ci avrebbe dovuto salvare e che ora è un argomento che quasi totalmente, se ci facciamo caso, è scomparso da qualsiasi dibattito, da qualsiasi agenda. L'efficacia delle famose solo due dosi, che ora sono diventate tre e che poi probabilmente andranno ad aumentare. Quei 46 milioni di italiani che si sono prontamente vaccinati e saranno disposti a fare molto probabilmente anche 10 dose con la stessa prontezza, con lo stesso senso di responsabilità che hanno fin qui dimostrato. Ma la politica e l'informazione, alcuna informazione, hanno il dovere più grande, che è il dovere del realismo, e hanno il dovere soprattutto di dire agli italiani la verità, hanno il dovere di avere coraggio, anche quando le evidenze scientifiche non sono buone, contraddicono le scelte politiche fatte e ci impongono o vi imporrebbero una revisione delle strategie. La pandemia ci ha costretto invece a perseguire e ad arrivare in un vicolo totalmente cieco, in cui è sempre più arduo l'esercizio del dubbio e del senso critico, che pure dovrebbe essere in una situazione come questa, in cui la scienza ha poche certezze, lo vediamo da tutti i talk show dove i vari immunologi si contraddicono o comunque hanno teorie totalmente differenti. Le modalità normali, in qualche modo, della costruzione della conoscenza è quella proprio del dubbio, in cui si è imposta invece una comunicazione spesso parziale, omissiva e dai toni paternalistici. Ma la conoscenza, signor Presidente, è un processo attivo, ce lo insegna proprio la scienza e la filosofia, non accontentarsi delle informazioni che puntualmente ci vengono calate dall'alto. Porre domande, scavare nelle risposte, io credo che sia il lascito maggiore che la nostra tradizione ha dal punto di vista di tradizione culturale europea. A meno che non si vuole buttar via tutto di un colpo, tutto ciò che tanti filosofi, Socrate, Giordano Bruno, Galileo, Cartesio, che parlano di quei principi che andrebbero difesi, principi di costituzione liberale. Signor Presidente, signor del Governo, in una democrazia costituzionale il fine non giustifica mai i mezzi, e difficilmente questo per voi è un punto chiaro e soprattutto il punto dal quale partire per poter poi arrivare. I mezzi devono essere sempre comunque sorretti dai principi di adeguatezza e proporzionalità. Si dovrebbe essere saldi su questi principi ancora di più di quando si invoca la situazione di emergenza, per non mettere a rischio la tenuta della democrazia, per non scambiare la situazione di emergenza con la legittimazione per un'intensificazione della produzione normativa e di iperproduzione di doveri. A nostro avviso, il decreto legge che discutiamo oggi ci sembra ponga tante una serie di problemi sui quali più volte in quest'Aula, come al Senato, abbiamo richiamato l'attenzione, pur rimanendo inascoltati, e soprattutto inascoltati anche dai colleghi di maggioranza, che su un tema, devo dire, di tale delicatezza forse avrebbero dovuto vedere per una volta quest'Aula con numeri ben differenti dal deserto che abbiamo trovato da questa mattina. E certamente la sovrapposizione dei decreti, quelli passati e quelli già in vigore ma che ancora devono essere convertiti, non aiuta a noi ad essere chiari nell'esposizione, confonde i cittadini che oggi sono già investiti da nuove norme, da obblighi, e depotenzia soprattutto la possibilità che una discussione parlamentare possa essere realmente uno strumento utile a bilanciare gli interessi, a trovare la soluzione migliore nell'unico interesse che conosciamo, che è l'interesse del nostro Paese. E certamente io credo che anche da questo punto di vista abbiamo costretto l'operaio, il singolo cittadino, l'artigiano, ogni volta che usciva un decreto
a doversi trasformare per interpretare un decreto in un giurista, e questo credo che sia il grande fallimento di chi non sa far partecipare, ascoltare e trasferire le regole alle persone. La disciplina del Super Green Pass che avete voluto introdurre creando la falsa illusione che questo grande certificato ci avrebbe salvato, ci avrebbe protetto dal contagio, ci avrebbe dato certamente la sicurezza di essere tra le persone sane, e non mi pare che questo sia avvenuto. L'ultima classifica dell'Organizzazione Mondiale della Sanità ci vede come quarto paese al mondo in termini di contagio, e voglio ricordare che anche la variante Omicron arriva in Italia in ritardo rispetto alla presenza che ha avuto in altri paesi. Ma soprattutto ci ha dato l'idea che nulla poteva toccarci avendo in mano questo Green Pass, e soprattutto oggi capiamo che oltre all'esito di quello che è stato questo strumento c'è anche un problema di durata temporale. Ovviamente l'incertezza relativa all'andamento dei contagi non può certamente tradursi in uno stato di permanente incertezza di disciplina normativa, perché con la distinzione tra il Green Pass e il Green Pass rafforzato si sono introdotte incisive e importanti limitazioni sui diritti fondamentali. Uso le parole della Corte Costituzionale per ricordarlo a chi magari lo dimentica per un fatto anche di comodo, dove scrive che se si deve ammettere che un ordinamento versa in uno stato di emergenza, si deve tuttavia convenire che l'emergenza, nella sua accezione più propria, è una condizione certamente anomala e grave, ma anche essenzialmente temporanea. Ne consegue che se legittima sì per poter applicare delle misure insolite, ma che queste perdono legittimità se ingiustificatamente protratte nel tempo. In secondo luogo ci chiediamo se esiste un limite sulla suddivisione in classe da parte dei cittadini, perché con questo decreto si pone una questione seria di discriminazione non solo tra chi possiede un Green Pass di qualsiasi tipo e chi non lo possiede, discriminazione che incide sulla vita di relazione di quei soggetti che decidono ad oggi ancora legittimamente di non vaccinarsi e che sono costretti a farsi carico continuamente del costo dei tamponi per poter anche solo circolare liberamente. Ma le discriminazioni esistono anche tra i possessori di Super Green Pass e i possessori del Green Pass base, discriminazione tra i possessori di qualunque tipo di Green Pass a seconda della colorazione della regione in cui abitano, discriminazione tra chi è vaccinato entro una certa data e chi lo ha fatto successivamente. Si è arrivato a quello che è già avvenuto, per esempio, nel governo Conte 2, a creare il partito delle regioni che richiedono una nuova riclassificazione delle colorazioni su basi di parametri differenti. Discriminazioni che ovviamente viviamo quotidianamente e che certamente non le riteniamo giustificate, e che non rispondono ad alcun criterio di ragionevolezza né rispettano il principio di realtà e di evidenze scientifiche che ormai sono abbastanza chiare. Gli individui vaccinati non sono affatto al sicuro, neanche dopo la terza dose, perché la contagiosità della variante Omicron è estremamente elevata, sebbene, lo voglio precisare, con esiti assai meno gravi, il virus può colpire anche i vaccinati. L'introduzione di questo Super Green Pass, rilasciabile non più sulla base di un semplice tampone, corrisponde alla prevenzione ad una previsione che questo governo ha voluto mettere in campo di un onere che è parente di un prossimo obbligo di vaccinazione vero e proprio, che infatti poi avete imposto ovviamente con successivo decreto ai maggiori di 50 anni, e che trasforma le limitazioni ai non vaccinati in vere e proprie sanzioni inflitte sulla base di una scelta che invece ancora è legittima, sebbene non gradita alle autorità. Laddove servivano parole e fatti che riguardavano trasparenza, parole di verità, avete continuato a scegliere la strada dell'ipocrisia, e il Green Pass si rivela oggi per quello che realmente è, come già
avevamo denunciato, come i Fratelli Italia in più occasioni, uno strumento pensato male fin dall'inizio, che è diventato uno strumento ipocrita nel momento in cui avete deciso di estenderlo ad aspetti fondamentali della vita delle persone, come il lavoro, lo studio, l'accesso ad alcuni servizi fondamentali. Un obbligo mascherato da libera scelta per un governo che non ha il coraggio delle proprie scelte, delle proprie azioni, di quello che in qualche modo alla fine deve avere, per chi ha una grande responsabilità, seppur un governo nominato, seppur un governo che certamente non è composto in larga parte da persone che sono rappresentative del popolo sovrano. È un obbligo, dicevo, mascherato da libera scelta, con tanto di gogna pubblica per chi lo rifiuta, e l'abbiamo visto in tante occasioni, una gogna che certamente non lascia scampo ai cittadini rispetto ad una libera scelta. Avete deciso di trattare gli italiani come fosse un popolo, ancora una volta, di persone irragionevoli, immature, poco consapevoli, e che devono essere convinte in maniera diretta e in questo caso purtroppo indiretta. Il Green Pass finisce per discriminare tra i cittadini in base alle loro scelte personali di vita e di cura, e questo è un tema che ovviamente sottolinea l'irragionevolezza di questo governo. È drammaticamente inutile, perché alla luce dell'aumento dei contagi possiamo affermare che non serve ai fini della prevenzione. E del resto, insomma, lo stiamo vedendo quotidianamente nelle varie realtà, ma soprattutto anche in una sanità che più volte vi aveva chiesto le cose da fare e quelle che dovevano essere applicate. E vedete, Fratelli Italia sembra qui che torna ancora una volta con la sua coerenza, con la sua volontà di ribadire quello che era la propria proposta, quella che era la contrarietà sul Green Pass, ma soprattutto anche dovendo in qualche modo, con grande amarezza, perché sembra la vittoria di Pirro, dover dire ve l'avevamo detto. E ve l'avevamo detto, vi avevamo detto cosa serviva, cosa poteva aiutare. Oggi mi viene da ridere pensando quando qualche collega parlava della reazione meccanica controllata nelle scuole, a qualche, al di là del mainstream, ma anche a qualche simpatica giornalista che ancora potete rivedere in dei video e in alcuni audio, rispetto al sorriso di quello che andavamo a proporre. E oggi anche quello sarebbe stato uno strumento utile, perché riconosciuto dalla comunità scientifica. Avevamo chiesto di intervenire sui trasporti, avevamo chiesto di intervenire negli ospedali attraverso ovviamente il rafforzamento di quello che deve essere il personale sanitario, quelli che avete definito eroi, ma che oggi in qualche modo combattono da soli e senza strumenti. Avevamo deciso in qualche modo di mettere in campo la richiesta di cure domiciliari, la possibilità ovviamente di dare anche un servizio sanitario all'interno delle scuole, però sono state tutte proposte respinte al mittente. Probabilmente, insomma, ci dobbiamo crogiolare rispetto a quello che vi avevamo proposto, che poteva servire, che oggi viene riconosciuto. E mi dispiace dirlo ai signori del governo, io credo che anche il ministro Speranza dovrebbe accettare quello che è stato un fallimento sancito non ultimo ovviamente dal TAR, ma che ha visto nella quotidianità i cittadini chiedersi cosa in qualche modo guida le scelte di questo ministero. E la collega Montauli ha fatto dei passaggi molto importanti anche rispetto a quello che all'inizio dicevamo e vedevamo scritto: andrà tutto bene, saremo migliori. E citava l'impossibilità magari per chi non è vaccinato di trovare cure dentro gli ospedali. Abbiamo parlato di questa donna costretta ad abortire perché non è potuta arrivare al pronto soccorso ed essere curata. Ma io penso per esempio a delle dichiarazioni l'altro giorno in televisione di un ex componente del CTS
che addirittura parlava della misura giusta per chi non vuole vaccinarsi in termini di galera, di carcerazione. Penso a me, che dalla voce, insomma, oltre che dall'accento che fa capire da quale regione vengo, ma dalla voce si comprende che sono, ahimè, purtroppo una fumatrice. E quindi pensare magari che chi si ricovera perché ha un problema legato a patologie del fumo non debba essere curato perché magari potrebbe essere un non vaccinato. Oppure pensare addirittura che in questo momento si sta creando questa divisione tra chi ha diritto e chi non ha diritto a quello che dovrebbe essere un modo per condurre in questa nostra cittadinanza e popolazione a vivere, non dico serenamente, il post-pandemia, perché speriamo che arriverà questo post-pandemia, ma non fino a quando voi sarete al governo sicuramente farete queste scelte. E allora parto dal presupposto, e lo dico senza nessuna strumentalità, che anche la posizione che da qui a breve della fiducia ci sarà è la dimostrazione di quanto questo Parlamento sia stato esautorato nella scelta. E non credo che sia un'offesa soltanto al gruppo di Fratelli Italia come opposizione, ma io credo che sia l'insulto più grande che si possa in questo momento dare ai cittadini, nel momento in cui si discute di strumenti che incidono sulla libertà di ognuno di noi. Chiudo, signor Presidente, facendo una sottolineatura, e lo dico pensando che ci sia sempre tempo per cambiare. Io mi auguro che il ministro D'Incà, magari chissà, oggi ci ripensi, che lasci un dibattito libero, aperto, la possibilità di modificare e soprattutto di modificare le cose che ci chiedono i cittadini, perché è un paese che vive una pandemia sanitaria, ma questo è un paese che sta vivendo una pandemia economica di straordinaria importanza, dove ovviamente i cocci qualcuno dovrà raccoglierli. E voi sarete responsabili, qualora ovviamente chi verrà, e speriamo molto presto dopo di voi, rileggerà queste pagine storie, rileggerà il modo con le quali le avete condotte attraverso delle scelte che sono soltanto frutto di prova muscolare, di scelte assolute che non hanno accettato nessuna forma di riflessione e di fermo e di soprattutto anche di umiltà. E allora chiudo dicendo che oggi noi parliamo di tutto ciò che oggi è libertà, ma qua sembra tutto illiberale. E vede, signor Presidente, io credo che il principio assoluto della libertà non è un principio che in qualche modo sventoliamo quando ne abbiamo convenienza o all'occorrenza, ma il principio di libertà, il rispetto della Costituzione, il rispetto dei diritti di scelta di ognuno di noi, ma soprattutto anche il dovere da parte del governo di fare le cose nel modo giusto, solo garantendo la salute e soprattutto il benessere dei nostri cittadini. La ringrazio, onorevole Ferro. Onorevole Albano. Onorevole Albano, c'è qualche problema? Osnato. Prego, onorevole Osnato. Grazie, Presidente, lei ha un intuito che è anche superiore alle nostre volontà. Buongiorno al rappresentante del governo. Presidente, lei mi scuserà se io per il mio incipit mi appoggio al telefonino, ma volevo leggere un messaggio che ho ricevuto poc'anzi da una persona, un messaggio molto lungo, leggo un piccolo estratto che ha una particolare attinenza col dibattito di oggi. Vedo al ministro D'Incà un messaggio di un nostro conterraneo bellunese, peraltro, e dice: ho tre figli maschi, ormai incominciano a sclerare, usando un termine che va di moda ultimamente.
2, ahimè, li porto dallo psicologo anche per altro, ma questa situazione incide per più del 80%. Questa situazione evidentemente è la pandemia. Il più grande mi ha detto questo: papà, sono stufo, non posso programmare nulla. Lui fa l'università, è al secondo anno, è del 2001, è in contatto con altri studenti e altre persone che vivono fuori in Italia e in Europa. Qui solo e qui soltanto c'è questa situazione surreale. Il messaggio continua con altre descrizioni, ma questo è un po', a mio modo di vedere, il succo del problema. Cosa siamo riusciti in 2 anni noi a fare? Perché, come diciamo dall'inizio della pandemia, possiamo convivere col virus. Cosa siamo riusciti noi in tutte queste lunghe discussioni, estenuanti discussioni, tutte legate a decreti fatti dal governo, da vari governi, a lasciare affinché la vita quotidiana di ognuno di noi, delle nostre famiglie, delle nostre aziende, delle nostre comunità, potessero veramente convivere nel modo più appropriato con la situazione di pandemia. Bene, a me dispiace, sottosegretario, doverla avere lei di fronte in questo dibattito, non perché non sia autorevole, anzi lo è molto di più di tanti altri, ma proprio perché la ritengo, tra virgolette, meno responsabile di altri della situazione, essendo lei intervenuto in un secondo momento della vicenda politica della pandemia. Sarebbero altre le persone che avrebbero dovuto al suo posto essere qui e mettere la faccia a questo provvedimento, a mettere le loro parole a difesa di questo e di altri provvedimenti. Perché vede, alla fine della fiera noi abbiamo una situazione in cui in Italia, nella politica, nei mass media, ormai nei dibattiti quotidiani, appunto il tema del coronavirus, del Covid, intrattiene quasi la totalità delle discussioni, delle parole, dei dibattiti, dei pensieri degli italiani. Su questo credo che anche l'atteggiamento di questi governi abbia delle responsabilità. L'aver voluto accentrare o incentrare, per meglio dire, tutto sul tema delle chiusure, sulla pesantezza delle restrizioni, sulla pesantezza delle misure, ha indotto tutti noi a pensare che non ci fosse niente al di fuori di questo. Ed invece tante realtà, tante nazioni, tanti paesi hanno fatto in modo diverso. Hanno utilizzato altre procedure, hanno gestito anche meglio la comunicazione. Io lo ricordo sempre, quando c'è stato il tema di AstraZeneca, credo che sia un paradigma di come non si comunica quando si hanno delle responsabilità politiche di una nazione. Voi avete terrorizzato famiglie di italiani, c'erano insegnanti, agenti delle forze dell'ordine che andavano a vaccinarsi col terrore. Avete detto delle cose, le avete contraddette, le avete riproposte, le avete annullate, avete fatto tutto quello che non si deve fare quando si governa. E non si può neanche dire che questo derivava dalle poche conoscenze che si avevano del tema, perché altre nazioni facevano in altro modo, ma voi non le avete mai considerate le altre nazioni. Voi avete sempre ritenuto di avere una verità in tasca e di doverla proporre assolutamente e imprescindibilmente agli italiani. E non avete fatto neanche quello che credo si faccia in ogni struttura complessa, se possiamo usare questo termine, cioè si pone un'azione, si vedono le conseguenze e si trae un insegnamento. No, non si è cambiato una virgola. Noi oggi siamo esattamente con le stesse idee, con le stesse procedure, magari in modo insignificante modificate, ma siamo allo stesso punto del settembre, del maggio, del giugno del 2020, cioè di quando ancora conoscevamo ben poco
di questo coronavirus. E detto da uno che è assolutamente a favore del vaccino, che è vaccinato, ho fatto le due dosi, non ho ancora fatto la terza perché essendo un guarito non posso ancora farla, credo che anche il vaccinocentrismo, usiamo questo neologismo del governo, sia anche una idea forse non proprio appropriata. Lo dico perché sicuramente è stato utile, è stato salvifico per molti aspetti il vaccino. Siamo stati, credo il collega Gemmato ne parlasse già nella tarda primavera del 2020, i primi a insistere sull'idea di rafforzare la ricerca di un vaccino, anche un vaccino che fosse prodotto da noi, che si potesse insomma velocizzare quando ancora sembravano lontani i momenti in cui il vaccino potesse arrivare in Italia. Siamo stati i primi a dire che era una delle modalità per uscire da quel profluvio, ahimè, di morti che vedevamo in quel periodo. Siamo stati quindi e lo siamo ancora a favore della vaccinazione. L'abbiamo detto però che evidentemente serviva per mettere in sicurezza le fasce più deboli, o almeno partendo dalle fasce più deboli. E mi chiedo, sottosegretario, se oggi le abbiamo messe tutte in sicurezza. Non mi pare dai numeri, non mi pare, ahimè. E forse quindi anche le modalità in cui il vaccino viene somministrato, nonostante, voglio dire, l'impegno che riconosciamo al generale Figliuolo e alla sua struttura sia stato importante, forse bisogna anche quelle calibrarle. Se prima c'era una vaccinazione di massa da dover far partire, da dover far progredire, oggi bisogna anche vedere che ci sono ancora troppi, lei mi correggerà sui numeri, ma ci sono centinaia di migliaia, direi più di un milione di over 65 che ancora non sono vaccinati. Allora forse bisogna andare a capire chi sono. Non credo che tutti siano Novax, non credo che tutti abbiano un'ideologia assolutamente confortata da tesi scientifiche Novax, quindi probabilmente forse con delle strutture apposta si dovrebbe andare a colpire questa sacca di persone appunto a rischio fragilità che ancora non si sono vaccinate. Invece si è preferito, per ragioni anche statistiche, lo possiamo dire, sottosegretario, andare a far partire le prime dosi dei seienni, dei settenni e quant'altro, dove sappiamo che effettivamente non magari c'è meno urgenza di andare a vaccinare. E su questo tema vorrei anche poi che facessimo tutti una riflessione su come ci siamo comportati in quest'Aula rispetto anche alle azioni di alcune regioni. Io ricordo delle bieche, non faccio fatica a definirle così, delle bieche parole pronunciate in quest'Aula quando la Lombardia, particolarmente le province di Bergamo e Brescia, soffriva dell'esplosione della pandemia, quella più virulenta, quando ancora non c'era appunto la possibilità del vaccino, quando ancora c'erano le morti che purtroppo ci sono ancora, ma in numero sicuramente maggiori, quando le bare partivano su camion militari. Le bieche parole strumentali di gran parte dell'emiciclo che sta di fronte a me, perché bisognava accusare la Lombardia di non aver fatto quello che doveva fare, di non aver fatto la medicina di territorio, di non aver fatto quello che insomma tutti quanti conosciamo. Bene, quando abbiamo visto che la colpa non era innanzitutto dei medici e degli operatori sanitari della Lombardia, ma non era neanche di chi gestisce la politica sanitaria della Lombardia, non solo non abbiamo sentito, non dico le scuse, ma almeno un atto di resipiscenza. Ma oggi che la Lombardia è, dal punto di vista vaccinale, un esempio per tutta Italia, non sentiamo dire che, per esempio, bisogna prendere degli esempi dalla Lombardia su come gestire gli hub vaccinali, su come gestire questa politica vaccinale. E quindi anche qui sempre uno strumentale lente ideologica
da parte di gran parte della maggioranza che sostiene il governo e anche di qualcuno che sta al governo, che è stato o che sta al governo, non dobbiamo poi dimenticarlo. Poi c'è stata questa sacralizzazione del Green Pass. Questo è il grande tema del, a mio avviso, errore di questo governo. Aver incentrato tutto sul Green Pass, sulle varie modalità di Green Pass, sulla sovrapposizione tra vaccino e Green Pass, tra un presidio sanitario assolutamente indispensabile e che per fortuna è stato trovato e proposto in larga scala, è un documento amministrativo. Quello che noi abbiamo visto in questi anni, in questi mesi, è stato la assoluta necessità di far credere che col Green Pass gli italiani avrebbero avuto delle libertà. Col Green Pass invece le hanno viste, ahimè, ridotte. Guardate, l'altro giorno in una trasmissione televisiva un oscuro personaggio mi diceva: no, ma adesso grazie al Green Pass noi andiamo al ristorante. Io ho ricordato che grazie a, forse al vaccino, ma neanche, forse grazie alla, dopo tante insistenze, alla modifica delle disposizioni rispetto alle zone colorate delle regioni che poi parleremo, oggi i ristoranti sono aperti, perché se noi avessimo questa situazione in molte regioni d'Italia che abbiamo adesso, l'avessimo avuta con le regole che avevamo un anno fa, probabilmente quei ristoranti erano ancora chiusi. Questo a dimostrare l'inconsistenza di quelle restrizioni che hanno ammazzato e hanno sicuramente affossato centinaia di migliaia di piccole imprese, di piccoli pubblici esercizi. Quindi non è il Green Pass, ma è il raziocinio di qualcuno che vi ha fatto capire che finalmente bisognava derogare da quelle restrizioni inutili. E allora, dicevo, non è, noi l'anno scorso bevevamo un caffè serenamente al bar e non mi risulta che i bar, i pubblici esercizi, i ristoranti, i negozi, i centri commerciali siano stati il cluster delle contaminazioni. Oggi senza Green Pass non possiamo sostanzialmente andare da nessuna parte. Allora non scopro niente di nuovo dicendo che questa è stata uno stratagemma neanche troppo originale per andare verso un obbligo vaccinale che non vi è riuscito di condividere in maggioranza fino a qualche giorno fa. Adesso in qualche modo l'avete fatto, come dicevano bene i colleghi, non volendovi neanche assumere la responsabilità, lasciando il tema del consenso informato. Allora questo Green Pass, forse anche a fronte di quanto, ripeto, succede in altre nazioni, perché poi era chiaro che con la stagione invernale sarebbe tutto peggiorato, abbiamo visto i picchi di tante regioni dell'est. Io l'altro giorno ho visto il tema della Bulgaria, no? Che era accusata di essere, in questo in parte ha ragione, troppo poco, con percentuali troppo basse di vaccinati e che quindi aveva dei contagi alle stelle. Adesso ha un picco molto più basso di quello dell'Italia, ovviamente perché insomma ha avuto prima la stagione invernale e quindi evidentemente ha anche subito questo picco prima. Oggi noi ci troviamo, o leggevo oggi su qualche quotidiano, nella situazione di stallo, probabilmente e fortunatamente scenderemo. Quindi era evidente che il contagio non dipendeva, purtroppo, sicuramente non dipendeva dal Green Pass e purtroppo anche in gran parte non dipende dal vaccino. Evidentemente anche quindi questa, senza apparire troppo blasfemo, sacralizzazione appunto del Green Pass, questa transustanzazione quasi tra il vaccino e il Green Pass, quasi a livello eucaristico, faceva apparire come gli italiani salvi grazie a un documento amministrativo. Questa è la protervia politica di questo governo, di questa maggioranza, questo modo di poi colpevolizzare tutti quelli che non ce l'avevano col vaccino, perché soltanto dei pazzi possono pensare che il vaccino sia un male assoluto, ma che avevano contestato e che vogliono contestare questo Green Pass, niente, ovviamente con la compiacenza di molti mass media siete riusciti a far credere che chi contestava il Green Pass contestava il vaccino. E allora oggi ci troviamo i presidenti della regione, io ieri ho sentito il presidente Bonaccini che ci diceva sostanzialmente che anche questa colorazione della regione oggi, sottosegretario, non ha più molto senso.
forse possiamo anche andare avanti, cioè voglio dire, possiamo in un momento in cui ci prorogate lo stato di emergenza, continuate a utilizzare strumenti di emergenza, mi sembrate un po' lenti nel prendere atto delle evoluzioni di questa pandemia e dello stato in cui versa la nazione rispetto alla pandemia. Ecco, quindi andiamo un po' avanti, superiamo questo tema, insomma, così come anche la pressione cosiddetta sugli ospedali mi sembra che sia anche un po' dettata da una prudenza giusta ma forse eccessiva di creare strutture, mi è parso di capire da quelle piccole indagini che ho fatto negli ospedali della mia zona, mi sembra di capire che l'esigenza di creare strutture per ricoveri Covid sia stata piuttosto esagerata rispetto al reale bisogno. Questo poi ovviamente ha fatto chiudere reparti di altro tipo e su questo, insomma, credo che la sanità soffra per questo e la pressione sia anche e soprattutto per questo, perché dai dati che l'Istituto Superiore di Sanità promana non mi sembra ci sia un'emergenza di terapie intensive tale da farci preoccupare per appunto i malati di Covid. Ci fa preoccupare per chi invece ha altri tipi di patologie e che non riesce appunto magari a svolgere le terapie adatte. In tutto questo poi c'è un'assenza totale, c'è anche in questo decreto delle situazioni economiche connesse a questo tema. È finito il tempo dei ristori, se mai ci sono stati, è finito il tempo dei decreti liquidità e purtroppo nessuno è qui venuto a raccontarci quali effetti ha avuto il decreto liquidità sulle imprese. Se è vero che la liquidità è stata distribuita, se è vero che la liquidità ha avuto effetto insomma sulla preservare queste imprese, se è vero che questa liquidità è stata concessa con i termini di agevolazioni che ci venivano descritte e sul quale ahimè noi qualche dubbio avevamo ai tempi dell'approvazione. Ecco, io credo che anche questo sia un compito di un governo, cioè venire poi a raccontare cosa è stato restituito in termini anche economici e sociali rispetto a quello che è stato chiesto nei sacrifici, perché va bene l'hashtag andrà tutto bene, va bene ringraziare gli italiani per la pazienza che hanno avuto, ma gli italiani non vanno neanche presi in giro. Bisogna capire se veramente tutte queste importanti messe di denaro che sono state stanziate a prescindere dal PNRR hanno prodotto gli effetti che sono stati annunciati. Io credo che siano ancora un esempio anche questa di protervia. Vi ricordate le conferenze stampa annunciate via Facebook dell'allora Presidente del Consiglio Conte, che dovevano essere alle 8, poi erano le 8 e mezza, poi alle 9, poi alle 9 e mezza, a seconda di quando il suo portavoce riteneva ci fosse la maggiore affluenza di audience. Ecco, in quelle conferenze stampa si diceva abbiamo risolto, abbiamo fatto, abbiamo dato. Ecco, io vorrei capire se quelle parole ultimative hanno prodotto veramente quegli effetti. Io non credo, io vedo vetrine abbassate, Presidente, io vedo imprese chiuse, io vedo ristoranti ahimè ancora troppo vuoti, che ancora fanno fatica a riprendersi, io vedo esercizi commerciali che soffrono. Le realtà che sono fortunatamente sopravvissute fanno fatica, vanno bene, ovviamente quelle grande patrimonio imprenditoriale del Made in Italy, delle eccellenze del mondo dell'alta tecnologia, del design, che esportano, che sono riusciti a contenere anche in questi mesi l'assalto della Cina, della Turchia, perché hanno potuto utilizzare appunto le capacità imprenditoriali, di ingegno, di progettazione degli italiani, che sono il nostro orgoglio e al quale va il nostro applauso anche per aver potuto resistere appunto a questi attacchi di Turchia, di Cina, di India, di questi paesi che insomma hanno tentato di approfittare anche della situazione dell'Italia per poter rubare all'Italia stessa delle fette di mercato importanti nel mondo. E lo hanno fatto anche, ahimè, approfittando delle inutili restrizioni
che furono fatte a 360 gradi all'inizio della pandemia, perché lo ricordo, il tema del codice Ateco è stato una delle intuizioni peggiori che si potessero avere in un momento di difficoltà come quello, di difficoltà sicuramente pandemica, ma anche di difficoltà economica. Le stesse proprietà che avevano strutture identiche in Italia e in Germania, in Italia erano chiuse e in Germania funzionavano. Questo era quello che succedeva in quei mesi. E noi con serenità l'abbiamo detto, l'abbiamo ridetto, l'ha detto persino il senatore Renzi a un certo punto. Quindi vuol dire, siamo stati anche, non dico imitati, però, ma ascoltati anche da personaggi della maggioranza. Eppure lo stesso abbiamo dovuto aspettare mesi perché in parte sparisse il messaggio del codice Ateco. E oggi quindi cosa ci deve insegnare questo dibattito, nel quale con serenità avete ascoltato gli interventi dei miei colleghi di Fratelli d'Italia? Cosa ci deve insegnare? Ci deve insegnare che noi abbiamo voglia, come dicevo all'inizio, di dare delle risposte a un ragazzo di 21 anni che non può programmare nulla, sottosegretario. Io lo so che non è colpa sua, che lei soffre come me a sentire queste parole, però delle risposte dobbiamo darle. Dobbiamo spiegare a questo ragazzo che lui deve programmare, deve sognare un futuro, deve sapere che avrà una nazione che lo appoggia, deve sapere che potrà rivolgersi a un governo, alle sue strutture, perché quando avrà finito l'università potrà sicuramente in Italia auspicabilmente poter svolgere una professione, aprire un'impresa, essere uno di quelli che appunto citavo prima, che magari va nel mondo a conquistare fette di mercato in nome del Made in Italy. E invece noi cosa facciamo? Facciamo un decreto che oggi ci troviamo a dover convertire, probabilmente con l'ennesima fiducia, nel quale diciamo che possiamo mettere la mascherina FFP2, possiamo avere il Super Green Pass, forse potremo un domani, se il picco scende, essere allo stadio al 75% invece che in 5.000. Peraltro siete riusciti a diminuire la presenza nello stadio negli unici 10 giorni in cui non si giocava a calcio in Italia, e quindi non ho capito come mai siete riusciti a capire che lì c'era il problema del che avete limitato il calcio e le scuole nel momento in cui erano chiuse, quindi non si capisce come anche questa sia stata una trovata così salvifica. Allora, dicevo, noi dobbiamo essere quelli che danno le risposte al 21enne che ritiene di non avere futuro, a suo padre che è preoccupato. Dovete avere la responsabilità di dire: l'Italia non ripartirà domani, l'Italia è già ripartita, l'Italia ha la capacità, la dignità, la forza per poter dire ai suoi giovani che domani è già oggi. E quindi, per favore, non riservateci più uno sterile documento in cui si parla di Green Pass o di mascherine. Diteci come sarà l'Italia da oggi in poi, come sarà l'Italia che deve dare le risposte a questi cittadini. Grazie. Grazie a lei, onorevole Osnato. Onorevole Albano, prego. Grazie Presidente. Signor Sottosegretario, siamo qui in discussione generale per la conversione del decreto legge 26 novembre 2021 numero 172. Sono misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da Covid-19 per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali. Non l'ho declamato e riletto per allungare il discorso che sto facendo, ma perché è un decreto legge del 26 novembre. E se lo andiamo dell'anno scorso, se lo andiamo un po' ad analizzare, ad approfondire, ci accorgiamo essere un decreto già vecchio. Reca queste misure urgenti e che cosa definisce? L'obbligo di vaccinazione mediante booster per le professioni sanitarie, scolastiche, per le forze dell'ordine, la riduzione a 9 mesi
anziché 12 della validità del certificato verde, l'ampliare il novero dei mezzi di trasporto, l'introduzione del Green Pass rafforzato rilasciato solo alle persone vaccinate o guarite da Covid e il Green Pass base rilasciato col tampone molecolare, l'accesso ai luoghi di lavoro non col Super Green Pass ma con le regole ordinarie, le modalità attraverso le quali i datori di lavoro devono verificare l'adempimento dell'obbligo vaccinale e l'accertamento dell'obbligo vaccinale con le relative sanzioni. Ma da questa breve, rapida e quanto mai superficiale disamina ci accorgiamo quindi che le regole di cui stiamo discutendo oggi in un'aula pressoché vuota, signor Presidente, sono ormai appartenenti quasi a un'altra era geologica. Oggi il tema si è rapidamente spostato sul lockdown ormai indotto, l'effetto del combinato disposto di una serie di misure raffazzonate, confuse e inadeguate. Ci sono stati 4 decreti nelle ultime settimane e quindi noi siamo qui a parlare un po' del passato. È vero, stiamo vivendo una fase storica straordinaria e se è vero che la gravissima vicenda della pandemia sanitaria continua a tenere banco non solo in Italia ma in tutta Europa e nel resto del mondo, ma come vediamo, come abbiamo visto, come abbiamo avuto modo di valutare in modo completamente diverso, è vero altrettanto che nel 2021 ma anche nel 2022 norme e procedure che hanno sempre disciplinato l'attività parlamentare sono ignorate quando non palesemente violate o distorte, mortificando il ruolo dei parlamentari sempre più relegati ad assistere a una indebita approvazione del potere legislativo da parte del governo. E questa procedura, questa situazione si è ripetuta ancora una volta con il decreto in questione che è stato esaminato in Senato, giunto alla Camera blindato e si dovrà riapporre l'ennesima fiducia, 33esima del governo Draghi, mi sembra. E questo meccanismo perverso fa sì che noi oggi discutiamo e stiamo discutendo di un provvedimento, come ho già detto, i cui effetti in parte sono stati superati da un provvedimento successivo, dal primo decreto del 2022, che ha introdotto ulteriori norme, regole, sanzioni ed obblighi. E ci perdonerete, signor Presidente, signor Sottosegretario, colleghi, se nella discussione odierna anche questi provvedimenti saranno oggetto di ragionamento. Tale è questa discrasia che stiamo vivendo e che la realtà ci sta facendo vivere. I numeri che l'Italia sta attraversando sono veramente pesanti perché siamo di fronte ancora ad una pandemia subdola e pericolosa. Verissimo. Ma siamo nel 2022. Eppure è come se ci trovassimo ancora nel 2021. Nel mezzo però ci sono state 3 dosi di vaccino, Green Pass di vario genere, di vario tipo, di vario grado, fasce di colori e lockdown a diversi livelli e di grado differente. Intanto salgono ancora i casi tra i sanitari con 3 dosi e gli ospedali sono in affanno per la mancanza di personale già carente prima della pandemia. Però viviamo ancora, come nel 2021, la tragedia, il dramma della crisi economica, della chiusura dei locali, dei ristoranti, delle attività. Quello che oggi abbiamo descritto e vediamo descrivere su tutti i giornali come un lockdown di fatto. Siamo aperti ma chiusi. Questi sono i fatti, questi sono i dati. Già, i dati. Vogliamo parlare per esempio del caos delle cifre, dei numeri, della conferenza stampa ultima del ministro Speranza. Il resoconto dell'IS è incongruente con i dati forniti nella conferenza stampa del ministro. Secondo questa conferenza i dati non vaccinati sono aumentati, i booster scendono, il ministro non ha usato dati grezzi, l'istituto si difende, ma quello che cresce certamente è il caos. Valutiamo i dati. Il dato deve essere verificato, valutato, deve essere attendibile, deve essere significativo, chiaro, non ambiguo, perché sulla base dei dati prendono le decisioni i governi, i comitati tecnico-scientifici, gli enti locali, gli enti sanitari, i medici, le famiglie e tutti i cittadini. E allora valutiamo questa posizione.
Abbiamo sentito dire, stiamo sentendo per esperienza personale, per quello che sta accadendo nelle nostre città, nelle nostre famiglie, nella nostra nazione, che essere positivo asintomatico non vuol dire essere malato, vuol dire essere stato contagiato, ma non è assolutamente la stessa cosa. Per questo motivo, a rigor di logica, la conta degli asintomatici, e non sono parole mie ma sono le parole del professor Bassetti, non ha alcun significato, tra l'altro per il fatto semplice che all'interno di questo numero ci sono molti repeater. Allora, quali sono i dati di cui abbiamo veramente bisogno? Forse su questo non ci siamo mai soffermati adeguatamente. Contagiato con sintomi, contagiati senza sintomi, quanti? Quanti pazienti con sintomi sono contagiati dalla Omicron? Quanti dalla Delta? Sembra che la Delta stia soccombendo alla Omicron e anche questa non sembra una pessima notizia. Quanti di questi sono ricoverati in ospedale? Quanti di questi in terapia intensiva? Quanti in terapia intensiva ricoverati con la Omicron o con la Delta? Ecco, sono abituata, signor sottosegretario, perché il mio lavoro è anche quello di docente di informatica, quindi di analisi, di dati e di report. E questi sono dati importanti. Questi sono i report che servono alla popolazione, i report che servono a chi deve prendere le decisioni, sia in termini politici che in termini sanitari. E le chiederemo, continueremo a chiedere questi dati. Il problema è che queste decisioni non riescono a prenderle neanche i cittadini perché sono confusi e veramente in estrema difficoltà. Ci sono anche tanti filmati che fanno vedere come, no, prendono in giro in questo momento le difficoltà, prendono in giro, insomma, in qualche modo fanno delle parodie, delle difficoltà estreme delle famiglie che devono in qualche modo barcamenarsi tra il primo, secondo, terzo figlio ed è il giorno della positività o del tampone negativo per cui poter tornare a scuola. Stiamo vivendo quindi questa situazione un po' paradossale. Abbiamo più volte detto che questa pandemia sanitaria si è trasformata in una sindemia, ma gli effetti della circolazione delle informazioni, così come le abbiamo sentite, velocemente esposte, l'hanno trasformata anche in un'infodemia. Anche questo termine, questo nuovo termine è venuto fuori in questo periodo. Il combinato disposto di situazione pandemica, informazioni distorte, decisioni contrastanti e confuse del governo, comunicazione caotica, numeri non chiari, misure inefficaci in ordine a scuola, trasporti, a reazione e soprattutto di burocratizzazione del Covid, tutto questo non sta facendo altro che portare ad un nuovo lockdown, di fatto. La scuola non sappiamo quanto sia fruibile in presenza, le persone sono spaventate, le città deserte. Il turismo, la ristorazione e le attività ricettive stanno subendo una nuova chiusura, non più imposta ma indotta. Un'ondata di paura e di panico in questi giorni evidente, surfata, mi si consente il termine, da informazioni non sempre limpide, da misure confuse, complesse, di difficile attuazione tra positivi asintomatici, contatti e quarantene, ha comportato la chiusura delle attività economiche e il collasso di molti servizi anche pubblici. Forse non siamo ancora consapevoli che dobbiamo convivere con il SARS-CoV-2, ma ci sono delle considerazioni che dobbiamo fare. Primo, semplificare le regole. Il cittadino ha la difficoltà di orientarsi. Abbiamo reso il Covid, l'ho già detto, burocratico. Omicron diventerà probabilmente predominante. Anche questa è una considerazione importante. Non è, come dicevo, una cattiva idea, una cattiva situazione, un cattivo presagio, perché tutto sommato sembra essere molto meno grave. Imparare a convivere e spiegare come ci si difende, questo è una dei must che dobbiamo sicuramente perseguire. È necessario sedare il panico, che in questo momento fa male quanto la pandemia. 3 dosi di vaccino consentono di affrontare i contagi con un rischio bassissimo. Abbiamo la mascherina, abbiamo misure di protezione personale. È possibile vivere una vita quasi normale con le dovute con le dovute attenzioni, col dovuto senso di responsabilità, come si sta facendo in altri paesi. Altri paesi, altre nazioni non hanno chiuso le scuole mai. E invece da noi è diverso. Il forte disagio sta minando la serenità dei genitori anche nel prendere le decisioni per accompagnare i loro figli a scuola. Ricordo che i bambini sono stati rapiti dalla loro infanzia. Ci sono diversi paesi, lo dicevo, che non hanno mai chiuso le scuole
E molto spesso i bambini si sono infettati più a casa, in famiglia, che a scuola. Sappiamo la scuola essere un luogo sicuro. Vede, signor Presidente, Sottosegretario, la salute, lei me lo insegna, ha diverse componenti e non è possibile non considerare con attenzione e con la dovuta importanza ciò che l'OMS definisce come benessere mentale e sociale. Sono le cronache a dircelo. Le testimonianze degli insegnanti raccontano la difficoltà dei giovani che portano addosso le conseguenze della didattica a distanza. Ce lo testimoniava proprio ora il collega Osnato. Crescono drammaticamente fenomeni di isolamento sociale e di sofferenza psicologica. Le ricerche sullo smart working indicano che il lavoro a distanza ha livelli di efficienza anche simili a quello in presenza, ma ci si interroga meno sugli effetti di lungo periodo di una società sempre più smaterializzata e delocalizzata. Sono dinamiche che erano già in atto prima della pandemia, ma la pandemia le ha esasperate e sono sicuramente sfuggite di mano. Già anni fa il Surgeon General degli Stati Uniti, l'ufficiale sanitario dell'amministrazione, sosteneva che la minaccia più grave alla salute pubblica non era il cancro o il diabete, ma la solitudine. Gli studi degli economisti, di diversi economisti americani, sulle morti per disperazione, quindi sui suicidi, mostrano i nessi fra la riduzione dell'aspettativa di vita in alcune fasce della popolazione e il diradarsi dei legami sociali. Abbiamo ancora bisogno di una relazione, di una carnalità nella relazione con gli altri per essere noi stessi. Nessuno si salva da solo, è vero. Ora che i vaccini hanno ridotto drasticamente la mortalità del virus e ci si sforza di immaginare una nuova normalità, verrebbe anche da aggiungere però che nessuno si salva da remoto o al di là di un vetro o a 2 metri di distanza o da un parcheggio. Contatto, relazione, umanità si giunge a livelli impensati, impensabili, paradossali e gravissimi. Una giovane donna di 25 anni, l'abbiamo ricordato questa sera diversi di noi, come ricordato, non è riuscita a farsi visitare in ospedale perché non poteva certificare il suo stato di salute, cioè di essere negativa al Covid. Ha perso il suo bambino da sola nel parcheggio dell'ospedale e da donna io posso solo immaginare il dolore. La paura, lo sgomento, la rabbia, la conosco, questo dolore, questa paura, questo sgomento e questa rabbia, le conosco purtroppo. Questa vicenda già da sola è un segno di una distanza enorme, abissale delle realtà, di un'inosservanza e di un oblio del giuramento di Ippocrate, di una impossibilità ad accostarsi all'altro per una questione meramente burocratica. Per scelte politiche, per scelte burocratiche, non di sicurezza, non di tutela, perché la paziente in questione aveva 2 dosi di vaccino e quindi sicuramente, per quanto ci è stato detto, poteva entrare in ospedale per essere curata e aveva diritto a questo. Già solo questo è sufficiente a confermare la richiesta di dimissioni di Fratelli d'Italia al Ministro della Salute Speranza. Figuriamoci quanto accaduto con Tachipirina e Vigile Attesa, col caso delle cifre, con il libro opportunamente ritirato su come il Ministro abbia sconfitto il virus, con il modello Italia che purtroppo, e non vorremmo mai dirlo noi di Fratelli d'Italia, sinceramente sta miseramente fallendo, perché vedete, a volte sono le cose semplici che determinano il successo di pratiche complesse. E lo dimostra il fatto che nella lotta al Covid, in alcune scuole, in alcune realtà, e noi lo diciamo da 2 anni, è stato adottato un sistema, consigliato poi oggi anche dall'OMS. Il ricambio, l'abbiamo detto e ripetuto decine di volte, il ricambio dell'aria della ventilazione con la ventilazione meccanica controllata. Ebbene, e nella Regione Marche il Presidente dei Fratelli d'Italia, Francesco Acquaroli, ha lanciato per primo in Italia, ottenendo il plauso di importanti giornali ed esperti nazionali, come l'Accademico Ricolfi. Il modello Marche è stato indicato come esempio di buona pratica anche dall'OMS.
Anche Luca Fontana dell'Organizzazione della Sanità Mondiale della Sanità ha indicato la ventilazione meccanica controllata nelle aule scolastiche come efficace strumento di contrasto alla diffusione del contagio da Covid. Ma cosa è stato fatto in questi anni? Banchi a rotelle, investimenti assolutamente risibili. Era importante poter investire in investimenti strutturati, perché vedete, i primi risultati dei monitoraggi sulla diffusione del Covid nelle scuole dotate di questi impianti sono assolutamente interessanti e confermano la bontà delle scelte fatte. Certo, noi abbiamo fatto richieste, proposte, ordini del giorno puntualmente bocciati da vari governi che si sono succeduti negli ultimi 2 anni, ma a volte approvati, ma di fatto sono rimasta lettera morta. Ancora tracciamento, possibilità di fare, insomma, sappiamo che per le scuole il lavoro è da fare ancora grandissimo. Ho bisogno di fare un volo pindarico, signor Presidente, lo faccio sorvolando su tante questioni e atterrando su temi un po' meno nobili di quelli che abbiamo, però insomma anche questi degni di attenzione. Nel nuovo decreto del governo, il primo del 2022, lo abbiamo sottolineato nell'ultimo question time al Ministro della Salute, si è stato introdotto la sanzione per i vaccinati con più di 50 anni, con l'obbligo vaccinale nei confronti degli over 50. La sanzione viene messa dall'Agenzia delle Entrate. Ora, al di là della considerazione del fatto che Fratelli d'Italia, sin dall'inizio della pandemia, ha ritenuto e ha chiesto che fossero messe in sicurezza le fasce più fragili, sicuramente quelle, diciamo, più anziani, e che nella prima fase della pandemia hanno certamente più anziani, vorremmo sottolineare un aspetto che è passato un po' in secondo piano e che parla di privacy, parla di diritti, parla di libertà violate, e che è quello della sanzione che viene erogata dall'Agenzia delle Entrate. Ebbene, all'Agenzia delle Entrate vengono concessi ultimamente sempre più poteri. Questo piace molto alla sinistra di governo, avere accesso in maniera sistematica ai conti correnti degli italiani, e questa è una delle proposte che è stata fatta, ai dati relativi agli acquisti e quindi ai movimenti attraverso la lotteria degli scontrini col cashback, e ora a dati sensibili e super sensibili come quelli sanitari, come quelli relativi alla vaccinazione, come quelli relativi alle patologie gravi. Tutto questo potremmo anche... Prego, collega. Grazie. Tutto questo è molto grave e non era mai successo. I dati sanitari a disposizione di un ente che si occupa di entrate, e oggi sono per multare i non vaccinati, domani per controllare dove saremo, dove ci sposteremo, e forse il Grande Fratello di Orwell sta diventando una realtà. È vero che i diritti individuali sono di ostacolo, e viva Dio alla capacità di azione del potere pubblico, ma questo è l'elemento essenziale che caratterizza una società democratica e libera, e noi, avendo già Giorgia Meloni annunciato un esposto al garante della privacy sul tema, continueremo a vigilare, perché tra gli effetti del Covid e del long Covid non ci sia quello di aumentare a dismisura il potere della pubblica amministrazione a discapito delle libertà dei cittadini. Questa è un po' la tendenza, questo è il rischio che stiamo correndo. Piano piano i diritti passano in secondo piano, non a fronte di doveri, ma per la mancanza di capacità di gestire da parte di un governo che ci sembrava fosse dei migliori, una situazione difficile sì, ma per la quale ci sono delle possibilità di uscita e di convivenza. Un altro tema che ho in questa sede la possibilità di sottolineare è quello ancora relativo a vaccini, green pass, obblighi, permessi e divieti ed impatto sull'economia, perché mi sembra importante sottolineare questo rapporto e questa correlazione che c'è tra economia e salute. Tra i paradossi della situazione che stiamo vivendo mi preme sottolineare una questione che sta procurando una serie di danni dal punto di vista economico, sociale ma anche sanitario. I cittadini vaccinati Sputnik, generalmente stranieri ma non è detto, ad oggi non possono entrare in Italia per motivi di lavoro, turistici e tantomeno sanitari. Il vaccino russo non è stato ancora approvato, come si sa, dall'EMA. Ma, come ha evidenziato anche il sottosegretario Sileri,
non Fratelli d'Italia. Chi vive a San Marino e ha fatto lo Sputnik deve essere riconosciuto dal Servizio Sanitario Nazionale. Così è accaduto. No, c'è stata una deroga e la deroga è stata anche prorogata a febbraio. Non solo, anche l'assessore alla sanità del Lazio ha riconosciuto che il mancato riconoscimento dell'effetto della del vaccino Sputnik è un danno per il nostro settore turistico, perché viene meno il flusso proveniente dalla Federazione Russa. Dice: penso sia utile studiare delle formule che consentono ai fini del pass, quello di cui stiamo parlando, no? Green Pass, il riconoscimento di questo farmaco, perché c'è un paradosso, ancora un altro, che vede lo Sputnik adatto al progetto COVAX, gestito dall'OMS, per garantire a tutti i paesi del mondo l'accesso al vaccino, per poi non riconoscerlo come certificazione vaccinale. Questo paradosso ingenera tutta una serie di reazioni a catena, no? I turisti russi in Italia hanno in genere producono 400 milioni di spese all'anno. Secondo un'analisi della Coldiretti, il via libera al vaccino Sputnik potrebbe riportare in Italia 380.000 turisti dalla Russia, che prima della pandemia erano venuti in vacanza durante l'estate. Nell'estate del 2020 gli arrivi dalla Russia erano crollati del 92%. Il mercato russo ha un impatto rilevante non solo per il comparto del turismo, ma anche per tutti i comparti, diciamo, che riguardano anche le manifatture. In 5 anni sono più che raddoppiati i turisti russi che hanno visitato l'Italia, con una spesa media giornaliera che si attesta intorno a 170 euro, superiore del 65% alla spesa generale di molti turisti stranieri in Italia, e quindi sono un segmento molto ricco. Inoltre, in seguito alle disposizioni di legge, neanche i cittadini russi che vengono per lavoro potranno arrivare in Italia, potranno alloggiare in un albergo, in un ristorante o partecipare a eventi, perché sprovvisti di Green Pass. Ecco, non solo, si crea una forte discriminazione, perché ci sono cittadini russi o comunque vaccinati Sputnik che vengono nella nostra nazione per sottoporsi a cure mediche, anche con cicli di terapia già attivati, e non avranno la possibilità di proseguire le cure. Non è una piccola parte, no? È una situazione veramente importante. I voli dalla Russia sono praticamente cancellati, l'arrivo dei turisti è veramente ormai ridottissimo. Il governo italiano, ho già accennato, ha raggiunto una nuova intesa, dicevo, con il governo di San Marino sulla validità del Green Pass, bene che sia così, perché si può circolare in Italia con il certificato equiparato di fatto a quello italiano. E i cittadini sanmarinesi che hanno ricevuto le due dosi possono circolare. Invece i grandi buyer russi hanno ufficialmente comunicato qualche giorno prima che non sarebbero potuti venire alla manifestazione PT Uomo, per esempio, non ci sono stati. E adesso c'è prossimamente il MICAM per la calzatura e anche lì i buyer russi non potranno essere presenti. Ecco, questo è un allarme che viene segnalato anche da molti imprenditori, perché del settore moda, per esempio, che io vengo dalle Marche, nelle Marche questa è una questione particolarmente rilevante, ma stiamo parlando del settore moda in Italia e sappiamo che i buyer russi sono importanti anche da questo punto di vista. I ristori non potranno più bastare, serviranno azioni vere e proprie. Ebbene, Presidente, vengo alle conclusioni. La politica dei Green Pass, come dimostrano i dati, come Fratelli d'Italia sempre ha sostenuto, non ha sortito effetti sui contagi. Lo abbiamo detto noi sin dall'inizio. No Green Pass, l'abbiamo detto in quest'aula, che non voleva assolutamente dire, l'abbiamo ripetuto fino a stancarci, non occhiolino ai Novax, non vaccino, ma no Green Pass. Ricordo infatti che poco prima delle vacanze di Natale il governo era convinto, si riempiva la bocca del fatto che fosse il più bravo di tutti i governi europei, che in Europa i casi erano tanti, l'Italia era un modello, sono bastate 2 settimane per cambiare
per cambiare completamente le cose. Oggi i dati, la realtà smentiscono categoricamente questa posizione, ma lo sappiamo, l'abbiamo detto. Il Green Pass non è stato uno strumento per diminuire il contagio, ma per incentivare il ricorso al vaccino come obbligo surrettizio. Ma Fratelli d'Italia, con Giorgia Meloni, ha fatto una proposta molto importante, molto significativa in questo senso, in sede di bilancio, di legge di bilancio, che potrebbe consentire di superare questo gap tra vaccinati e non vaccinati e questa incertezza e questa paura di non vaccinarsi. Perché se tutti noi come siamo convinti, come lo siamo, che il vaccino sia utile, e dobbiamo ancora convincere i tanti che non si sono vaccinati, mi viene da pensare, no? E questa è la nostra proposta, che cosa c'è di meglio che dire che il governo si assume una responsabilità di fronte ai propri cittadini e se ci saranno delle reazioni avverse mette a disposizione dei fondi per poter pagare gli indennizzi? Ecco, questa significa, questo è, come si suol dire, metterci la faccia, questo è assumersi delle responsabilità. Questa è stata la proposta di Fratelli d'Italia in tante sedi e continueremo a riproporla in ogni opportuna sede, perché convincere non costringere è stato il nostro motto. Ancora una volta Fratelli d'Italia avanza una richiesta su questo punto, è determinante per convincere quegli italiani che non si sono ancora convinti, anche per il susseguirsi dei decreti legge per la comunicazione ondivaga che viene continuamente fatta anche da parte del mondo scientifico. Ed anche sui ristori, che saranno il nuovo tema delle prossime settimane, visto il lockdown indotto che è accaduto. Ma sappiamo che il miglior ristoro, come sempre, è il lavoro. Questo ci sentiamo di dire. E questo deve essere attuato attraverso la possibilità di convivere con il virus, come avevo prima sottolineato. Semplifichiamo, non creiamo nuovi danni alla crisi economica, prendiamoci la responsabilità, lavoriamo perché si possano valutare attentamente i rischi reali. Ecco, questa è la strada che dobbiamo intraprendere. Come avevo già detto, una nazione con una forte economia avrà un forte sistema sanitario e potrà garantire il diritto alla salute ai propri cittadini. Ecco, salute ed economia vanno di pari passo, non in contrapposizione. Questo ci sentiamo di dire, questo vorremmo che fosse tutelato. Grazie. La ringrazio, onorevole Albano. Onorevole Silvestri, prego. Grazie, Presidente. Sottosegretario, se vogliamo utilizzare una parola per riassumere questi due anni di pandemia, possiamo utilizzare la parola confusione. La confusione nella comunicazione, la confusione nelle norme che sono state emanate, la confusione dei cittadini, ma soprattutto la confusione di questo governo che dopo due anni ancora non è riuscito a tenere una linea su come gestire questa pandemia. Vede, Presidente, noi ci ritroviamo qui dopo 5 mesi a parlare ancora di Green Pass. Ieri, prima, per prepararmi a questo dibattito, mi sono voluta andare a rileggere i resoconti delle scorse sedute in cui affrontavamo il tema del Green Pass. E vede, Sottosegretario, la cosa che mi ha fatto sorridere, ma allo stesso tempo mi ha dato anche molta rabbia, è che noi di Fratelli d'Italia, comunque sia, da quando è stato istituito il primo Green Pass, abbiamo sempre cercato di confrontarci con la maggioranza e col governo, di portare le nostre proposte, di farvi anche, di esporvi i nostri dubbi. E che cosa ci siamo trovati di fronte? Siamo stati etichettati. Noi eravamo i Novax, noi da resoconti dell'aula, quindi di luglio e settembre,
Questo è quello che ci è stato detto dai colleghi della maggioranza, che noi siamo dei Novax, che noi abbiamo utilizzato le morti solamente per il nostro consenso politico, che noi abbiamo utilizzato questa cosa per cercare di andare sempre solo contro il governo, perché noi siamo distruttivi, noi non vogliamo aiutare il paese. Quando arriviamo a gennaio e i fatti ci danno ragione, purtroppo. Perché? Perché quando a settembre, precisamente nella seduta del 6 settembre, noi eravamo contro il Green Pass e spiegavamo le ragioni del perché eravamo contro il Green Pass, non contro i vaccini, perché da questa parte dell'aula non è mai uscita mai nessuna parola contro i vaccini. Quello che Fratelli d'Italia ha sempre detto è che il Green Pass non è una misura sanitaria, è una misura politica, poi anche confermata anche dal virologo Crisanti, che ci ha anche lui confermato questa cosa. Quindi il Green Pass non è una misura sanitaria. E cosa dicevamo noi a settembre? Quali erano i nostri dubbi che comunque cercavamo di andare a portare al governo per cercare di migliorare il provvedimento? Noi, parlando con le persone, vedendo i territori, leggendo le notizie, magari negli articoli dei giornali locali e non nelle grandi testate, perché magari non si andavano a vedere, noi vedevamo che comunque una parte dei sanitari che comunque si erano vaccinati a gennaio, una parte di persone che erano state vaccinate con due dosi ricominciavano ad infettarsi. Quindi il nostro dubbio qual era? E lo esponevamo, che com'è possibile che il Presidente del Consiglio vada in una conferenza stampa e dice che il Green Pass è una misura per entrare in locali in sicurezza, perché è impossibile contagiarsi. Vede, sottosegretario, quando vengono dette certe frasi agli italiani, cioè quando è stata detta questa cosa, gli italiani si sono fidati di voi. È questo, voi avete, cioè, non avete, cioè, gli italiani hanno avuto fiducia nelle vostre parole, hanno avuto fiducia anche nelle parole del sottosegretario Sileri, che in Senato, nel resoconto, perché l'ho detto che sono andata a leggermi i resoconti, perché le parole hanno un peso, quindi bisogna anche ricordarsi quello che si dice. Il 15 settembre al Senato il sottosegretario Sileri, persona che stimo, però in Senato ha detto: sento dire che i vaccinati si prendono il virus e lo trasmettono, una bugia, una falsità. Beh, gli italiani si sono fidati di queste parole, perché se un membro del governo comunque davanti a tutta Italia dice una cosa del genere, quindi afferma che i vaccinati non possono infettare, gli italiani si fidano. E quindi se dicono che con il Green Pass si è liberi di fare tutto, gli italiani si sono presi quella libertà. Noi di Fratelli d'Italia abbiamo avuto dei dubbi. Perché? Perché vedevamo dei casi, alcuni ristoranti che chiudevano. Perché? Perché c'erano dei clienti vaccinati, positivi, e di conseguenza hanno dovuto chiudere. Invece, che cosa si diceva in quest'aula il 6 settembre? No, con questo Green Pass noi daremo la possibilità alle attività di non chiudere più, perché col Green Pass non si chiude. Non è vero, non è vero, avete detto una bugia. Però sapete, sa qual è la cosa, Presidente, la cosa che mi dispiace di più? Che si può sbagliare, perché in questa situazione, nella pandemia, nessuno ha delle certezze. Però quando una persona sbaglia deve avere l'umiltà di chiedere scusa, perché si deve chiedere scusa. Quando uno sbaglia e fa un errore deve chiedere scusa, deve avere il coraggio di andare davanti agli italiani e dire: purtroppo abbiamo sbagliato, non avevamo abbastanza dati, abbiamo fatto delle valutazioni sbagliate. E invece no, avete continuato a etichettarci, a insultarci, perché avevamo una posizione diversa. Perché qui purtroppo si è capito
adesso in questo paese che o si ha la grande verità, si dà ragione alla grande verità che la maggioranza ha, e quindi non si possono avere dubbi, perché se si hanno dei dubbi su alcune misure si ha Novax, nonostante siano tutti vaccinati l'opposizione. Però c'è una cosa che oggi sono contenta che è uscita dal dibattito di questa mattina, perché vede, noi come Fratelli d'Italia, soprattutto Giorgia Meloni, nello scorso anno abbiamo fatto una battaglia per le cure domiciliari. Non si poteva parlare di cure domiciliari, non c'era la possibilità, non ci sono cure al Covid, c'è solo il vaccino. Noi siamo stati insieme ai medici che hanno manifestato davanti al Ministero della Sanità per chiedere dei protocolli per le cure domiciliari, e il governo è andato sempre dritto dicendo no, c'è solo il vaccino, non ci sono cure domiciliari. Vede, Presidente, per questo sono contenta, perché questa mattina la deputata del PD, la collega Pini, ha fatto una dichiarazione e la voglio leggere direttamente dal resoconto, dove dice: c'è differenza tra la protezione e gli strumenti di protezione da un virus, come le mascherine. Ci sono strumenti di prevenzione della malattia e della gravità della malattia, come il vaccino. Ci sono strumenti diagnostici per capire se un soggetto ha contratto il virus, come i tamponi, e ci sono strumenti di cura e farmaci. Allora ci sono gli strumenti di cura. E perché 6 mesi fa non c'erano? Perché se questo discorso della collega Pini lei l'avesse fatto a settembre, lei sarebbe stata etichettata come Novax. Perché non si poteva parlare di cure domiciliari. Per voi era un tabù. C'era solo il vaccino. Ma non perché noi volessimo mettere le due cose a confronto. Erano due sistemi che dovevano partire come due rette parallele, dovevano andare insieme, il vaccino e le cure domiciliari. Vede, perché voi ci avete creduto veramente in questo di Green Pass, e mi dispiace per voi che purtroppo si è andato a finire così, perché vede, in quest'aula, quando c'è stata la necessità di inserire il Green Pass per l'accesso in aula, c'è stato un dibattito su questa cosa e alcuni deputati hanno detto no, perché noi vogliamo che ci sia il Green Pass per l'ingresso, perché vogliamo lavorare in sicurezza. E quindi è stato, perché dal vostro punto di vista avere il Green Pass era lavorare in sicurezza. Quindi siamo rientrati tutti insieme, tutti quanti all'interno dell'aula, quindi potevamo usufruire di nuovo del transatlantico e della buvette, per tornare alla situazione di prima dopo 2 settimane. Quindi il Green Pass non ci dà più sicurezza. Quindi voi con questa mossa, quindi il tornare indietro, avete ammesso il vostro fallimento. Però vede, voglio tornare al discorso delle cure, Presidente, perché adesso che abbiamo appurato che anche i vaccinati purtroppo si possono ammalare, ci stiamo muovendo sulle cure. E qualche giorno fa, soprattutto i primi dell'anno, ha creato molto scalpore anche sui giornali il fatto che, fortunatamente ora sta bene, gli faccio gli auguri di pronta guarigione se non è guarito, il dottor Galli, sotto Natale, con terza dose di vaccino e con la terza dose di vaccino, è risultato positivo. E non stava bene, lo ha detto lui stesso, lo abbiamo visto, purtroppo, perché sappiamo purtroppo il Covid quello che è. Ma fortunatamente le persone che comunque, dove lui lavorava, essendo un virologo, lo hanno curato con i monoclonali. Vede, sottosegretario, in un'intervista di novembre io ho sentito una cosa da un virologo, una cosa che mi ha fatto tremare. 6 milioni di dosi di monoclonali che andavano in scadenza, noi li abbiamo regalati alla Bulgaria. Le sembra normale questa cosa?
E i dati che ha dato prima la collega Montaruli su quanti ne sono stati utilizzati nel nostro paese fa venire i brividi. Ma perché? Perché purtroppo il protocollo per l'utilizzo dei monoclonali è, come tutte le cose in Italia, un'odissea. Quindi, siccome abbiamo visto che sappiamo che per i monoclonali devono essere utilizzati entro le 48-72 ore, capiamo che se abbiamo una burocrazia, cioè che ci mette minimo 15 giorni, tipo il medico di base non è libero di prescrivere e dare la terapia, il medico di base la prescrive, poi c'è una comunicazione all'ASL, poi c'è una ritualizzazione e poi si deve andare ancora in ospedale, quindi appesantendo ancora di più l'ospedale, perché comunque sappiamo tutti com'è la situazione degli ospedali italiani, perché lo specialista comunque deve dare un giudizio su questa cosa, poi deve passare alla farmacia e deve chiedere un altro opinione, un altro parere, poi alla fine passano le 72 ore, quindi è inutile utilizzarle. Quindi, visto che adesso siamo riusciti a parlare di cure in quest'aula, ne possiamo parlare, possiamo pensare di snellire anche questi protocolli per i monoclonali, ma ripeto, ma non perché servono per aiutare le persone, magari non farle finire in terapia intensiva e quindi non andare ad assillare gli ospedali, ad ammassare gli ospedali, cioè, vede, la confusione, quello che dicevo prima, la confusione. Altra confusione, faccio degli esempi per far capire quello che è lo stato di questo paese. Il mese scorso, nei scorsi mesi, noi volevamo essere il paese che comunque dava il buon esempio, il primo paese in Europa, noi vogliamo essere sempre i primi, i primi per i vaccini, i primi per i Green Pass, noi siamo il paese delle medaglie, a noi ci piacciono le medaglie, vogliamo essere sempre i primi in tutto, però dopo non ci ricordiamo le brutte figure che facciamo in giro per il mondo. Adesso gliene ricordo una. A novembre si sono svolti le finali di ATP a Torino. Non so se ce la ricordiamo la vicenda di Torino, di che cosa è accaduto durante gli ATP di Torino, dove la sindaca del Movimento 5 Stelle era felicissima perché giustamente dava lustro al nostro paese, un evento importantissimo che quindi ci faceva ripartire, visto anche il grande anno sportivo che abbiamo avuto. Che cosa succede? Che a qualche giorno, mi pare due giorni prima dell'inizio di questo torneo, viene ridotta la capienza dal 75 al 60%. E i biglietti che erano stati venduti? Ci sono state anche persone che sono partite dall'estero per venire in Italia per assistere a quella partita e si sono ritrovati che non potevano entrare. Ma questo vi sembra normale secondo voi in un paese? Cioè, normale? Cioè, io penso che... cioè, ma un po' di vergogna ogni tanto nel giro del mondo, visto che volevamo fare i primi in tutto, questi sono i risultati, ma ce ne sarebbero tante altre da raccontare, perché poi dopo noi li dimentichiamo o non li facciamo emergere, e questo è il problema. E arriviamo al nuovo anno. Vede, presidente, sottosegretario, adesso con questo decreto, come è stato detto anche dai miei colleghi, un cittadino italiano deve andare in giro un po' con le istruzioni, perché non sa come muoversi, non sa quello che deve fare, qua ci posso andare, qua non ci posso andare, vado in quarantena, però se ho due dosi quanto ci devo stare, 3 giorni, 5 giorni, no, ho 3 dosi, ci sto 2 giorni, e poi torniamo sempre al solito discorso, è tutta una confusione, perché non si capisce. Perché gli italiani non possono andare in giro con il libretto di istruzioni per capire quanti giorni devono stare in quarantena. Soprattutto, una cosa che non abbiamo ricordato e che secondo me è gravissima, gravissima nel contesto soprattutto che stiamo vivendo, è la crisi che abbiamo. Oltre alla crisi sanitaria abbiamo anche una crisi economica gravissima. Dai lavoratori privati e fragili, dal 1 gennaio 2022... la quarantena non è più malattia. Che cosa vogliamo fare? Queste persone come si devono comportare? Ma soprattutto, quindi già vanno a perdere dei soldi per la malattia,
che non è più riconosciuta. Mettetevi nei panni di una famiglia di operai che prende 1.000 euro al mese. Per uscire da una quarantena, una famiglia di 4 persone devono fare 4 tamponi molecolari. Ogni tampone costa 80 euro. Come fanno? Ma voi ve le chiedete mai queste cose? Ma voi riuscite a immedesimarvi in quello che è il mondo là fuori? Come fa una persona, una famiglia, a sostenere delle spese così? Vedete, noi di Fratelli d'Italia avevamo chiesto i tamponi gratuiti. Che prima ne stavo parlando anche con una collega fuori. Giustamente ci sono anche delle persone che dicono: ma scusate, io mi sono fatta 3 dosi di vaccino, ho seguito le regole, sono stata una brava cittadina, comunque sia, ho fatto tutto quello, e adesso, se sono positiva, mi devo pagare anche il tampone? Quindi devo spendere anche dei soldi? E magari non posso comprare altro perché li devo spendere per quello, perché è un tampone. Adesso è uscita fuori anche che i tamponi rapidi, c'è chi dice che sono validi, c'è chi dice che non sono validi, confusione anche sul discorso dei tamponi. Ma ripeto, sottosegretario, presidente, voi vi siete mai immedesimati in quello che è vivere la pandemia per delle persone, per dei cittadini che, ripeto, vivono con magari 1.200 euro al mese, 1.000 euro al mese, e devono spenderne ogni mese non si sa quanti per fare tamponi, perché gli ospedali purtroppo non riescono a processare tanti tamponi, e se la quarantena non viene pagata io non posso aspettare che l'ospedale mi dà l'appuntamento tra 20 giorni, io 20 giorni non prendo soldi, e questa è la situazione degli ospedali italiani. Allora che cosa vogliamo fare per andare ad aiutare questa situazione, a modificare questa situazione? Ripeto, noi l'abbiamo fatta la proposta, tamponi gratuiti, cercare di andare incontro alle persone, un tracciamento, il tracciamento per cercare di evitare che dei contagiati asintomatici potessero comunque sia, però oggi, come è stato detto, la notizia che pare che gli asintomatici possano andare in giro tranquillamente. L'idea sarebbe. Però adesso abbiamo parlato di cure. Prima abbiamo parlato di cure, come è stato annunciato, anche detto dai miei colleghi, qualche giorno fa si è espresso il TAR. Non si preoccupi, la capisco, da stamattina, anzi grazie che da stamattina che ci ascolta. Questa mattina si è espresso il TAR, da pochi tempo si è espresso il TAR, dove ha annullato la circolare del Ministero della Salute con le linee guida per le cure domiciliari, la famosissima tachipirina e vigile attesa. Su questo non abbiamo visto un commento del Ministero. Noi lo dicevamo dall'anno scorso che non poteva essere una soluzione tachipirina e vigile attesa, perché era questo che riempiva le terapie intensive, perché non si aiutavano i cittadini nel momento in cui erano all'inizio della malattia. Vede, il TAR però ne ha annullata un'altra, perché qui pare che il governo fa e il TAR fortunatamente rimette a posto un pochino le cose. Rispetto al discorso che faceva prima la collega Romontarulli del signor Messina, sicuramente tutti quanti avete sentito la persona che non poteva tornare a casa, il TAR gli consente di attraversare lo stretto con un tampone. Ma io mi chiedo, uno Stato che permette a un cittadino italiano di dormire in una macchina per 5 giorni, ma l'umanità, una parola che abbiamo ripetuto, ma voi non avete un minimo di umanità? Ma voi ci pensate a queste cose? Ma pensate al dolore che possono provare queste persone a non poter rientrare dentro casa? Alle persone che hanno perso tanto? Ma tanto? Cioè io penso che a volte veramente sembra che vivete proprio al di fuori di questo mondo. Non vi rendete conto di quello che è, di come la gente sta vivendo il Covid. Probabilmente non ve ne rendete, perché altrimenti per me è impensabile pensare che un governo faccia delle leggi contro i cittadini, perché quello che sto vedendo sono delle leggi contro i cittadini.
E tutto perché? Perché non avete avuto il coraggio di prendervi la responsabilità delle vostre azioni. Perché se, come noi vi avevamo detto l'anno scorso, il governo si fosse preso le proprie responsabilità e non mettere un obbligo fittizio con il Green Pass, queste situazioni non le avremmo avute. Se il governo avesse fatto una comunicazione diversa, si fosse messo nelle condizioni di convincere i cittadini, non costringere. La costrizione non è mai la strada giusta, assolutamente. Però molte persone avevano bisogno di essere convinte, molte persone avevano bisogno di essere accompagnate, perché tutti possono avere dei dubbi, tutti hanno paura. Chiunque, penso, qui dentro, quando ha fatto il vaccino, ha avuto paura. Però l'abbiamo affrontata e lo abbiamo fatto. Ci sono delle persone che non riescono a affrontarla, questa paura. Ci sono persone che non riescono a affrontare tante paure. E il governo non ha fatto niente per aiutarle, ad accompagnarle, con la confusione, ha peggiorato le cose. Decisamente ha peggiorato le cose. Ha creato, come abbiamo già detto, dei cittadini di serie A e dei cittadini di serie B. Ma soprattutto, la cosa peggiore dal mio punto di vista, quello che adesso stiamo vedendo sui social, quello che vediamo in televisione. Signori, sottosegretario, presidente, quello che noi adesso vediamo tutti i giorni, questo scontro, questo odio, c'è un odio, si è venuto a creare un odio in questo paese che è preoccupante. Ma voi non vi preoccupate di quello che sta succedendo? Vedete, noi, ripeto, è stato difficile per tutti, però abbiamo cercato anche nelle Marche. Il presidente Acquaroli ha fatto delle campagne di comunicazione, ha cercato di portare dei medici a incontrare i cittadini che comunque avevano dei dubbi, con dei camper in giro per la regione, per cercare di spiegare, magari confrontarsi con queste persone che comunque avevano dei dubbi. Ci sono i modi per andare ad aiutare queste persone a convincersi. Un altro aspetto fondamentale che non è stato per niente toccato dal governo, intendo, ma che noi di Fratelli d'Italia, collega Osnato prima lo accennava, il problema psicologico delle persone, ma soprattutto dei ragazzi. Questo è un problema che deve essere affrontato subito, sottosegretario. I nostri ragazzi sono 2 anni che vivono nella paura, nell'incertezza, nella solitudine, e questo creerà grossi, grossi problemi. Quindi un intervento mirato per l'aiuto psicologico delle famiglie, delle persone, è fondamentale, perché quello che poi ci ritroveremo più avanti sarà la conseguenza delle mancanze di oggi. Quindi su questo noi abbiamo presentato degli emendamenti, continueremo a farlo. Quindi dal nostro punto, cioè, da questa parte, se voi avete l'intenzione di farla, avrete tutto il nostro sostegno, come è sempre stato, per le misure di buonsenso, per comunque sia. Noi abbiamo sempre fatto, lo voglio ribadire, noi di Fratelli d'Italia abbiamo sempre fatto un'opposizione costruttiva con proposte concrete, che poi prima venivano derise, adesso magari vengono prese in considerazione, un altro discorso, però sono sempre state proposte concrete. Aerazione nelle scuole, risolvere il problema dei trasporti, ancora non sappiamo niente, è sempre uguale, è come 2 anni fa. Vede, ripeto quello che ho detto prima, sembra che questo governo non abbia ancora capito quale linea prendere. Sembra l'impressione, perlomeno, che anche a tanti cittadini date. Dice, ma perché non riescono a trovare una linea? Una linea dove ripartire? Una linea da dove, come diceva prima la collega Montarulli, che gli altri paesi sono riusciti a trovare e andare avanti. Perché altrimenti, e concludo, Presidente, altrimenti continueremo ad avere le strade vuote, i locali vuoti
e le saracinesche chiuse. E questo sarà il problema successivo, perché quando voi deciderete che l'emergenza della pandemia sarà finita, dovremo affrontare un'emergenza molto molto più grande, che è l'emergenza economica, e questa sarà molto molto più grave. Grazie. Grazie onorevole Ciaburro, prego. Funziona? Funziona. Grazie Presidente. Sottosegretario, siamo qua il 17 di gennaio del 2022 per discutere un decreto legge che era dello scorso 26 novembre. E questo non perché non ci siano stati altri provvedimenti rispetto a questo tema, perché vedete, in poco più di un mese ne sono stati fatti ben più di 4. Ora la domanda è questa: è vero che nemmeno in urbanistica, no, quando si fanno i progetti ci sono le variazioni in corso d'opera così ravvicinate. Questo cosa fa pensare? Che in qualche modo si navighi un po' a vista. Ma fatto oggi, a distanza di più di 2 anni da questa pandemia, ovviamente la situazione ci pare surreale e soprattutto non ci dà quelle sicurezze che non può allo stesso tempo, perché noi vivendole tutti i giorni qua, non può darle all'esterno e a tutti i cittadini. Io credo che questo sia anche la misura di quello che è il fallimento di questa democrazia in queste aule, perché sappiamo bene che di qui a poco andrete a mettere l'ennesima fiducia su un provvedimento che di fatto non è già stato superato da altri che sono ancora in corso di conversione. Anzi, in questi giorni si sta parlando di un ennesimo provvedimento rispetto a questo tema. E quindi forse la proposta di buonsenso concreta sarebbe quella: discutiamo di quello. Cerchiamo insieme, come diceva anche Einaudi, conoscere, discutere e deliberare. Quindi conoscere attraverso quei cittadini, quelle persone, quegli imprenditori, quei commercianti, quegli artigiani, che tutti i giorni quello che noi facciamo qua dentro, o meglio quello che voi fate qua dentro, lo subiscono sulla loro pelle, lo subiscono sulla loro vita ordinaria, quotidiana. E spesso non ne comprendono neanche le ragioni, perché ma noi per primi ammettere che c'è un caos normativo in corso che determina incertezze e soprattutto la gente non sa come muoversi, ma anche nelle cose più banali. Perché vedete, io credo che questa differenza tra il Conte 1, 2 e il Draghi, il governo Draghi, non la vedo. E vi faccio un esempio concreto, plastico. Quando l'anno scorso, dalla sera alla mattina, a poche ore di distanza dall'apertura degli impianti di risalita, si è determinata invece la chiusura, quando si era messa in moto una macchina, si erano ovviamente consumate risorse umane, economiche, per cercare di aprire in tutta fretta questi impianti e dare quindi la possibilità ai commercianti di esercitare, a distanza di 8 ore si è detto no, da domani tutto chiuso. E la stessa cosa è successa banalmente nella riapertura adesso dopo il periodo delle pause scolastiche di Natale. Perché vedete, la domenica, antecedente lunedì, dove dovevano riprendere le lezioni, il trasporto scolastico, il classico scuola bus, prevedeva il Green Pass. E di conseguenza tutte le famiglie che avevano i figli che non possedevano questo Green Pass erano abbastanza turbate, preoccupate: come devo affrontare domani la giornata, come faccio, devo portare mio figlio io, devo prendere il permesso o devo chiamare qualcuno. E in realtà poi, ordinanza dell'ultimo minuto, basta la mascherina FFP2. Ecco, vedete, non rendersi conto di ciò che vivono gli italiani tutti i giorni nella declinazione delle loro attività e quindi nell'esercizio di quelle attività e nell'esercizio di una vita familiare, sociale, lavorativa, significa non assolvere al ruolo che dovrebbero avere tutti e due i rami del Parlamento. Con l'insediarsi infatti del governo Draghi ci è stato detto che l'approccio Conte con i suoi DPCM era stato superato, quindi speravamo tutti in un approccio diverso, in una marcia in più, in una visione in più, in una condivisione del problema che davvero attanaglia l'Italia e gli italiani.
sotto il profilo sanitario ma anche sotto il profilo economico. Il titolo di questo provvedimento la dice lunga, perché mettere in sicurezza dal punto di vista sanitario e le attività economiche. Più sicurezza di così, guardi, aperti ma chiusi, sicuramente non c'è nessun tipo di guaio sotto il profilo sanitario, ma c'è un guaio economico che è ben importante, perché di fatto siamo in lockdown. È un lockdown mascherato, perché di fatto possono stare aperti, ma se nessuno va per paura, per confusione, per ciò che appare tutti i giorni sui giornali, perché non si parla altro che di Covid, diventa difficile anche per le famiglie affrontare un tema che li coinvolge nella confusione più totale. Perché un legislatore, quando fa bene il suo mestiere, e lo diciamo tutti in modo unanime, dovremmo semplificare, sburocratizzare ciò che già c'era. E invece negli ultimi 2 anni tutto quello che è stato messo in campo non solo non era semplice e non ha sburocratizzato, ma ha creato confusione in più. Il rimando addirittura a 10 giorni prima, 15 giorni prima, 20 giorni prima. Quando una legge non è comprensibile ed è poco attuabile, non si sa e non si capisce per chi la si scrive. Probabilmente rappresenta il caos di chi invece l'ha generata e partorita. Ci siamo ritrovati quindi in uno studio notarile con 2 grandi aule, sì, quella nostra da 630 posti e quella del Senato da 315, ma di fatto uno studio notarile, perché qualunque cosa diremo o faremo sarà del tutto inutile, considerando che ogni singolo provvedimento è sottoposto a fiducia, quella che di qui a poco andrete di nuovo a chiedere. L'arrivo del Super Green Pass ha trasformato questo paese in uno sceneggiato da teatro dell'assurdo, con tutta una serie di paradossi, incongruenze, che forse tra qualche anno riusciremo a rivedere e magari ci facciamo anche una risata sopra, pur di non piangere rispetto a quello che abbiamo vissuto. Introducendo i controlli prioritari per il Super Green Pass, le forze dell'ordine hanno dovuto ridistribuire il proprio sforzo per garantire adeguati controlli in uno scenario di carenze croniche di personale e con enormi problemi di sicurezza nelle grandi città. Senza contare poi gli errori, perché nel marasma di super lavoro in uffici magari anche carenti di personale, perché si è innescato questo meccanismo di isolamenti, quarantene, e quindi davvero c'è un problema anche a garantire le aperture. Abbiamo visto col nostro collega Vinci che nel cuore della notte è stato svegliato per un errore. Io mi chiedo, appunto, l'ha citato anche il nostro collega, se la stessa solerzia nel inseguire e perseguire la giustizia, la legge nei reati, probabilmente davvero avremmo debellato qualsiasi problema della nostra Italia. Abbiamo messo i Super Green Pass nei treni, eppure venerdì 3 dicembre scorso 2 balordi hanno potuto violentare una ragazza di 22 anni a bordo del treno Milano-Varese, e il giorno dopo a fare festa tra droga ed alcol, senza contare l'ordine di espulsione che c'era su di uno, ma che era diventato ormai sul nostro territorio assolutamente carta straccia. Abbiamo smosso mari e monti per garantire un controllo quasi militare dei Green Pass sui treni, e poi ci siamo dimenticati, vi siete dimenticati, di garantire anche la sicurezza, ma quella vera, quella ordinaria, senza contare che avete imposto controlli a tutti i commercianti, a tutte i ristoranti, i bar, e questo non solo comporta un'azione che a volte li mette anche in difficoltà rispetto ai loro clienti, ma certamente un'occupazione del tempo in più che in qualche modo devono trovare e a cui devono far fronte. Lo stato di emergenza è stato prorogato oltre i limiti dei 2 anni, con strumenti tutti da verificare ed una costituzionalità che fa piangere i libri di diritto. Ma la proroga per i cittadini delle cartelle, almeno per lo stesso periodo, quella no, non siamo in emergenza. Il certificato verde è stato presentato come la panacea di tutti i mali, ma non è servito a nulla per ridurre i contagi, e credo che oggi sia abbastanza sotto gli occhi di tutti. Basti pensare a tutte le positività emerse proprio durante le feste, anche e soprattutto tra persone vaccinate, senza considerare che la positività non significa aver sviluppato la malattia, e di conseguenza tutti i dati risultano anche un po' alterati. Durante questo anno di regolamentazione al limite della follia,
ne abbiamo viste e sentite di cotte e di crude, ma ci sono stati alcuni temi che onestamente trovo molto preoccupanti e su cui la politica ha deciso di abdicare senza alcuna ragione. Da un lato abbiamo deciso di derogare totalmente la disciplina della privacy e dei dati, permettendo allo Stato e dalle sue amministrazioni di disporre, come meglio credono, delle informazioni dei cittadini. Dall'altro, con l'obbligo vaccinale, abbiamo reso l'Agenzia delle Entrate perfettamente in grado di combinare automaticamente sanzioni ai cittadini, disponendo all'istante dei loro dati sanitari. Io spero che anche su questo della privacy ce l'abbia. Va bene che siamo in emergenza, ma ci rendiamo conto del precedente che stiamo imponendo? È un precedente davvero gravissimo e pericoloso. Oggi abbiamo i green pass sanitari, ma nulla toglie che un domani si possano fare i green pass fiscali. Colleghi, non è fantascienza, perché nel delirio è letteralmente la potenziale conseguenza di tutto quello che state votando, che a colpi di fiducia, senza neanche prestare una lettura a ciò che avete approvato. Devo poi aprire una parentesi da insegnante, perché quanto fatto sulla scuola è stato detto ampiamente dai colleghi in precedenza. In questo periodo di emergenza è indegno di un paese civile. Leggo, ho letto, un articolo del 13 gennaio scorso. Il liceo scientifico Isaac Newton di Roma, verranno indiscriminatamente controllati i green pass agli studenti e chi ne sarà sprovvisto verrà mandato in didattica a distanza. Ora abbiamo veramente vissuto un anno, due anni tolti, rubati ai nostri giovani, ai nostri studenti, e sappiamo quanto la didattica a distanza, seppur nella prima fase poteva essere ed è stato un modo per rimanere collegati, ma ha mostrato anche tutta la sua tragicità. La tragicità è proprio rubare quello che è l'ambiente scolastico, quello che è un ambiente di socializzazione, di confronto, di dialogo, quello che un po' qua invece non si vuole fare. Sappiamo tutti che la didattica a distanza, così come è stata progettata ed attuata, non funziona e non può funzionare. La soglia dell'attenzione dei ragazzi semplicemente non regge e le modalità di interazione tra ragazzi e docenti sono inesistenti. E più le classi sono piccole, di ragazzi in età scolare piccola, più questo diventa difficile. Per gli studenti più giovani proprio, per i quali la socializzazione è fondamentale, imparano a rapportarsi col prossimo, a confrontarsi con il prossimo, a confrontarsi con le regole, a confrontarsi con il dovere scolastico e addirittura nello stare nel proprio banco quando sono ancora nella scuola primaria. E quindi è diventato quasi una sorta di alienazione questo modo di fare scuola. Eppure, l'ha detto anche il ministro Bianchi, lo ha riaffermato il presidente Draghi, la DAD crea disuguaglianze destinate a restare e che si riflettono sul futuro della vita degli studenti. Ma cosa sta venendo fatto concretamente per garantire la presenza degli studenti nelle scuole? Gli impianti di aerazione non ci sono, sui quali Giorgia Meloni sono due anni che parla di questa, come dire, questo strumento per cercare di evitare addirittura la follia delle finestre aperte, come se tutta l'Italia fosse in riva al mare, e non ci dimentichiamo poi anche che ci sono le montagne dove andiamo a meno 10, a meno 12, e quindi credo che anche su questo la follia, per non ascoltare dei suggerimenti e delle proposte di buonsenso, davvero la dice lunga. Ma pensate che basti un pezzo di carta con un codice QR stampato sopra per fermare un virus con una viralità tale da renderlo ormai endemico? Non a caso l'ennesima giravolta è stata l'imposizione del tampone anche per i vaccinati in ingresso nel nostro paese. Che differenza c'è tra queste persone e di vaccinati che già circolano in Italia? Voglio ricordare che è stato proprio il Presidente del Consiglio a dire che il Green Pass avrebbe reso più sicuri i luoghi di lavoro, che avrebbe dato la garanzia di non infettarci. Ma allora perché chiedere un tampone ad un vaccinato che varca le nostre frontiere? Forse allora il Green Pass non è uno strumento sufficiente? Se davvero fosse stato uno strumento perfetto per garantire la sicurezza di tutti i cittadini, se davvero fosse stato garanzia di non infettarsi, che bisogno c'era di chiedere un tampone a chi già è in possesso del Green Pass? Persino l'Europa ha espresso enormi perplessità su questo tema, ed allora la lettura non può che dare un risultato chiaro. Il Green Pass è nato a livello europeo per aiutare la libera circolazione, evitare chiusure, evitare discriminazioni.
Noi, meglio, voi, ne avete fatto uno strumento per evitare la circolazione ed aumentare le discriminazioni ed aumentare le chiusure. È una situazione pandemica, bisognerebbe fidarsi della scienza ed è bene che lo si faccia, però qualcuno può spiegarci perché la scienza ha detto alla Commissione europea che un Green Pass vaccinale deve durare 9 mesi, mentre in Italia prima 12, poi 9, poi 6. Per caso la Commissione europea è diventata Novax? Tra l'altro abbiamo deciso di fare una immensa figura da cioccolatai della logistica, perché riducendo la durata del Green Pass ed inserendo l'obbligo di super certificazione abbiamo saturato gli hub vaccinali, riducendo le dosi a disposizione sia per le prime dosi che per le seconde e le terze. Ci siamo ritrovati nell'imbarazzante e quantomeno ironica situazione che l'obbligo vaccinale per tutti non è oggettivamente fattibile, perché non disponiamo delle dosi necessarie per garantire il fabbisogno dei cittadini. Se tutti insieme, immediatamente decidessero di. Per non farci mancare nulla, abbiamo anche assistito ad una intensificazione degli sbarchi di immigrati clandestini sulle nostre coste, 65.000 sbarchi nel 2021 contro i 34.000 del 2020. Un cittadino non può andare al bar a prendere un caffè al bancone, ma il primo che passa può sbarcare illegalmente nel nostro paese per delinquere come gli pare piace, e l'ho appena citato poco fa. Ma vogliamo parlare dei nostri concittadini che vivono nelle isole completamente isolati se sprovvisti di Super Green Pass? Il collega De Ida è stato plastico nel raccontare ciò che sta succedendo nelle isole e ciò che è successo in questi 2 anni. Addirittura il sottosegretario l'ha invitata a vivere 2 anni in Sardegna ospitato e poi la collega Bucalo invece in Sicilia, per almeno si renderebbe conto di quella che è l'esigenza per poter poi fare una legge che sia confacente a quei bisogni. In la dialettica del panico e della disperazione diffusa senza sosta dai media ha danneggiato gravemente la nostra economia. E su questo vorrei però anche dire un'altra cosa. Panico e soprattutto scontro sociale. Perché vedete, adesso c'è questo scontro tra i vaccinati e i non vaccinati, perché così loro si occupano di quello e noi possiamo navigare a vista come ci pare, magari veniamo meno notati. Però è uno scontro che dall'inizio della pandemia ci avete giocato sopra. Prima il nord contro il sud, la Sardegna contro l'Italia, terraferma, poi i giovani contro i vecchi, poi le partite IVA contro i pubblici impieghi e adesso i vaccinati contro i non vaccinati. In un anno però la realtà è che sono falliti 30.000 ristoranti e dentro Pasqua potrebbero fallirne altri 50.000. C'è una crisi economica strisciante e permanente che non può essere mascherata dalle roboanti percentuali di crescita macroeconomiche che ogni tanto sentiamo. Le regole attuali impongono folli ed incomprensibili isolamenti che di fatto hanno messo in lockdown mezzo paese, un lockdown mascherato. Il rincaro delle bollette ha rilanciato il tema dei costi fissi, delle utenze, di tutte quelle difficoltà che colpiscono le imprese, su cui Fratelli d'Italia ha già avanzato tantissime proposte e continua a farlo, ma che questa maggioranza ha deciso di sterilizzare e ridurre all'inutilità. La stessa questione dei costi fissi era stata affrontata anche nella prima pandemia, quando i locali erano chiusi per obbligo di legge. E almeno le bollette di quei ristoranti, di quegli alberghi, dove hanno dei costi fissi al di là dei consumi così alti, si dovevano assolutamente arginare, perché nemmeno quei pochi ristori che sono arrivati potevano nemmeno pagare la bolletta di un mese. Non avete fatto niente, o meglio, poco è fatto male. E badate, 2 miliardi per un decreto ristori, qualsiasi sono solo spiccioli, perché ci troviamo di fronte ha una congiuntura quasi strutturale e lo sappiamo e lo sapete. Il mondo agricolo soffre, le aziende non possono più programmare le proprie attività, i consumatori sono costretti a spendere sempre di più per via del caro delle materie prime, la distribuzione e la logistica sono state messe in croce. Alla faccia della ripartenza dell'Italia, alla faccia del Natale sicuro, protetto, di cui abbiamo sentito molte parole spese in questo senso. La vita ora costa di più, i prodotti sono più cari e si guadagna di meno. Anzi, qualcuno non può neanche permettersi più di andare a lavorare, perché riusciamo anche a discriminare i lavoratori. E siamo riusciti anche su questo a fare i lavoratori di serie A e i lavoratori di serie B. Siamo l'unico paese europeo dove si guadagna meno rispetto a 30 anni fa. Questo vuol dire regalare la nostra economia alle aziende straniere, le nostre migliori menti ad altri paesi e derubricare l'Italia ad una nazione economicamente commissariata.
Il turismo e l'economia dei servizi sono stati completamente massacrati. Per non parlare della montagna, di cui ho fatto un accenno prima, un mondo che è stato umiliato da regole folli e incomprensibili, per poi ricevere tante scuse e due spiccioli, erogati pure in imbarazzante ritardo. Abbiamo compreso che l'emergenza esiste solo per imporre nuove regole ed oneri per i cittadini. Si sospendono i diritti, ma non i doveri, perché a fronte di un lockdown di fatto della popolazione, le cartelle esattoriali sono sempre lì, incombenti. Avete avvisato l'Agenzia delle Entrate che siamo in emergenza? E poi, forse la cosa più folle e triste a cui abbiamo assistito in questi giorni, e che è indegna di un paese civile, non può succedere che una 25enne in stato interessante debba perdere il proprio bambino nel parcheggio di un ospedale solo perché sprovvista del tampone molecolare, nonostante fosse vaccinata. Però siamo arrivati talmente all'assurdo che serve questo QR code, dammi il QR code, che nel momento in cui non c'è perdiamo anche il lume e alla fine succedono queste cose che davvero non sono degne di un paese civile e democratico. Avete chiuso la stalla quando ormai i buoi sono scappati e siamo di fronte ad un provvedimento morto, perché di fatto è già stato superato da almeno altri tre e state varando l'ennesimo. Altri tre che sono ancora in corso di conversione, per cui quando ne discuteremo, probabilmente di nuovo con altre fiducie, non avranno più nessun tipo di effetto. Ma dov'è il rispetto per il Parlamento, per il confronto, per l'opposizione, per un sano dibattito di buonsenso, insomma per la democrazia? L'emergenza ormai credo sia chiaro che è diventata di questo governo, ma visto che questa mattina la collega del PD ha citato più volte metaforicamente la marmotta, ecco, un suggerimento. Anziché stare in letargo, dormienti, e buttare l'Italia sull'orlo del baratro, svegliatevi, parliamone, discutiamone, facciamo tornare quest'Aula con la dignità che deve avere un Parlamento vero. Discutiamo sul prossimo provvedimento e cerchiamo di capire come arginare tutti i problemi che non solo questi decreti legge hanno platealmente fallito rispetto a quello che era l'intento, ma hanno anche creato dei danni in più. Quindi cerchiamo di ragionare insieme con una visione magari che non è quella dell'essere ancorati alle poltrone a tutti i costi, ma per cercare di fare quello che è il nostro dovere e cercare di legiferare per essere vicini ai bisogni degli italiani, nel rispetto e nell'equilibrio di quelli che sono dei diritti fondamentali, di quelli che sono delle libertà che dobbiamo garantire, nell'equilibrio e nel rispetto di quello che è il problema sanitario, ma che è anche un grave problema economico e che si sta esasperando e dal quale, se non arriviamo a certi punti, arriviamo poi al punto del non ritorno. E questa responsabilità sarà in capo a voi.